po' di precedente. Sì, ma guardo così, magari mentre dice qualcosa lo spirito. Okay. Ehi, Shalom. Shalom. Che significa pace. Eccoci un altro giorno per le strade e per le vie per portare la verità della Bibbia, per far conoscere la verità attraverso la Bibbia. E come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham Rakdash. Yahweh è il vero nome del Padre. Yahweh Shai è il vero nome del Figlio nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli anziani e agli apostoli della Gran Pietra Mulino, GMS, per aver insegnato bene la verità della Bibbia. E Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele che oggi si trovano disperse nel mondo, a coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e verità. Shalom. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia, qui attraverso lo spirito e il potere del Dio vivente, Yahweh, che è il vero nome del Padre, che significa colui che è o colui che esiste. Ba'asham significa nel nome. Yahweh Shai è il vero nome di suo figlio, il Messia, colui che il mondo chiama con il nome di origine greca Gesù Cristo, ma è un nome falso, è un nome sbagliato, perché il vero nome del Messia nell'antico ebraico è Yahweh Shai, il suo nome significa colui che salva o il salvatore, e Gesù non è l'adattamento in italiano del nome del Messia. L'adattamento in italiano sarebbe Giosuè, ma comunque non va chiamato nemmeno Giosuè, va chiamato così come il Padre ha mandato l'arcangelo Gabriele a Giuseppe in sogno per dire come doveva chiamare il Messia, lo doveva chiamare Yahweh Shai, che Yah significa il Hawashai, salvatore, perché sarà lui che salverà il suo popolo Israele. Con lui. Matteo 1:21, anzi, se vogliamo iniziare così attraverso lo spirito, perché noi ricordiamo che qui siamo, noi non siamo una religione, non siamo qui a chiamare in una religione, noi siamo attraverso lo spirito dei servi, dei profeti, ok? Degli uomini al quale attraverso lo Spirito Santo l'Altissimo ha dato l'intendimento delle profezie della Bibbia, e siamo qui a chiamare, ad avvertire, a preparare le pecore smarrite della casa di Israele. E ricordo che le pecore smarrite sono coloro che si trovano oggi dispersi in mezzo alle nazioni, i così chiamati negri, latini, nativi indiani, terroni per la maggior parte, sono il vero popolo di Israele, che attraverso la storia, le profezie e il castigo che il Padre ha dato al suo popolo si trovano oggi dispersi in mezzo alle nazioni, avendo anche la sembianza di altre nazioni, ma la cosa principale è che la nostra gente non sa di essere il vero popolo di Israele, si chiamano italiani, si chiamano nigeriani, peruviani, ma per la maggior parte questi titoli che ho nominato, così chiamati negri, latini, nativi indiani o terroni, sono israeliti, discendono dalle 12 tribù del popolo di Israele, e siamo a chiamare a uscire dalle religioni, ok? Allontanarsi dai nomi, dagli insegnamenti e dallo stile di vita che le religioni tra l'altro appoggiano, vanno a braccetto con questo mondo malvagio qui, ok? Siamo qua a chiamare a pentimento e al ravvedimento. Pentirsi significa comprendere quali sono gli errori. Infatti oggi attraverso lo spirito abbiamo dato il titolo al video di capire la verità su cosa è bene e cosa è male, e entreremo un po' su questo argomento, per chiamare la nostra gente a tornare sulla via corretta, a uscire dalle religioni e a tornare al Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, perché il giudizio del Padre è alla porta, e come è sempre accaduto nella storia biblica, anzi, quello che vedete qui è il segno, è il presagio di un giudizio imminente, perché prima che l'Altissimo portasse giudizio, ogni qualvolta nella storia della Bibbia, prima di portare giudizio inviava i suoi profeti, e noi siamo qui oggi, ok? Non siamo gli unici, l'Altissimo ha svegliato profeti nei quattro punti della terra, in accordo con Matteo capitolo 24, versetto 14 o 12, non credo 14, 14, che la verità del Vangelo sarà predicato nei quattro punti della terra e allora verrà la fine, e siamo qui, ok? Questo qui è un presagio, è un segnale. Tra l'altro il Messia, Yahweh Shai, diceva che la gente non vedrà altro segno, fa generazione adultera, ma perché generazione adultera? L'adulterio è andare... Generazione adultera, perché? Perché la gente è dispersa nelle religioni, le religioni non vengono da Dio, le religioni non servono il Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, servono idoli. E se vuoi aggiungere... Sì, volevo dire qualcosa, perché è importante il titolo dato a questa lezione attraverso lo spirito, stavo pensando, perché la maggior parte, come diceva il fratello, questa è una generazione adultera, perché è una generazione che non conosce il bene, non conosce il male. Ok? A giorno d'oggi, se vai nella chiesa e chiedi da un prete che cosa hai peccato, ti dice non fare cose che non sono giuste.
il prete stesso non ti dice il peccato riguardo le sacre scritture, ma riguardo ai suoi interpretazioni. E questo è l'inganno che ha tenuto proprio in questo buio assoluto il mondo, perché hanno mollato le istruzioni e hanno cominciato a dare interpretazione al male e al bene. Ok? Hanno iniziato a insegnare tradizioni di uomini. Tradizioni di uomini, ok? Perché io devo vedere dove la scrittura dice che è un peccato fare sesso, per dire, ok? Ma se tu vai nella chiesa, oh no, non fare sesso è un peccato. Cioè io quando facevo parte dei mormoni, mi hanno tenuto in schiavitù, davvero, con questa legge qui. Che non era un peccato. Diventa un peccato quando viene fatta male, quando cominci ad andare a farlo con una donna già data in sposa, qualcuno altro, o con la moglie di qualcuno altro. Quindi vediamo che è molto importante sapere cosa è il bene e cosa è il male. Se no, ci troveremo in questo buco di confusione dove il mondo si trova adesso. E quando ci troviamo in questa confusione, non resta altro che mettere da parte le istruzioni e ognuno comincia a dare una definizione a cosa è bene e a cosa è male. Questo è Geremia, capitolo 4, versetto 22, che dice: veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce, sono figli insensati, non hanno intelligenza, sono saggi per fare il male, ma il bene non lo sanno fare. Assolutamente, perché hanno mollato le istruzioni. Dove trovi il bene? Il bene lo trovi qui, ok? Il padre gli ha detto nel libro di cosa è? Il libro di Giosuè. Queste parole non devono mai mancare. Non devono allontanarsi. Non devono allontanare da queste parole qui, perché è questa parola che ti guida a conoscere cosa è il bene, cosa è il male, cosa piace al padre, cosa non gli piace. Okay, ma il nostro popolo è un popolo molto stolto. Hanno mollato questa istruzione e stanno andando dietro alle tradizioni degli uomini. Mosè stesso disse vicino al popolo, quando il padre gli diede le leggi, i comandamenti, le istruzioni: io metto davanti a voi la vita e la morte. Metto davanti a voi la vita e la morte, ok? Perché se fai bene, cosa dice il libro di Romani? Che il salario del peccato è la morte, ok? E il regalo del padre è la vita eterna. E quello è fare bene, ok? Quindi mettendo davanti a noi queste istruzioni qui, se tu lo fai, il salario è vita eterna, ok? Se tu ti svolti le spalle a queste istruzioni, il salario è la morte. Okay? E guarda i nostri fratelli, guarda dove ci siamo trovati al giorno d'oggi, okay? Schiavizzare sotto di questi uomini che non valgono nulla. Per il momento vediamo morti spiritualmente. Morti spiritualmente. Per il momento la gente è morta spiritualmente, come il Signore disse: lascia che i morti seppelliscano i morti. Parlando della maggior parte della nostra gente è morta spiritualmente, e sta per arrivare anche la morte fisica, ok? Perché sta per arrivare il giudizio. E questo è quello che attraverso lo Spirito stiamo portando. Stiamo portando l'avvertimento da parte del Dio vivente, ok? Quello che il mondo non conosce, ma che conosceranno solo le sue pecore, i suoi. Perché quando ha mandato suo figlio, non ha mandato suo figlio a tutti gli abitanti della terra, ha mandato suo figlio ai suoi servi, ok? Prendete Giovanni capitolo 17, al versetto 9, il Messia parla chiaro. Dice: io prego per loro, non prego per il mondo. Prego per quelli che tu mi hai dato, perché ho fatto conoscere loro il tuo nome, ok? E noi siamo qui, siamo lo stesso spirito. In maniera diretta, ve lo dico, ok? Senza, cioè, una cosa precisa: noi non siamo qui per tutti gli abitanti della terra, noi siamo qui per gli eletti che per gli eletti, per i 144.000 eletti e per un terzo della casa di Israele, come in accordo con le scritture. Sappiamo perché questo messaggio è destinato a riceverlo solo, sono destinati a riceverlo solo gli eletti. Pertanto parliamo in maniera chiara, diretta, non abbiamo paura di dirvi le cose con un tono o con in una maniera affinché voi lo possiate accettare. No, vi diciamo le cose chiare e dirette, senza addolcirle, perché sappiamo che alla fine della fiesta, alla fine qua del giro, che oggi qua c'è il Giro d'Italia, ok? Alla chiusura del cerchio, comunque gli eletti lo riceveranno, come glielo dici. Infatti questa è un'esortazione che faccio anche a coloro che sono nuovi in questa verità e che magari lo Spirito li spinge a insegnare la verità, a fare qualche video, a venire fuori
ad insegnare. Non preoccupatevi di come dite le cose, non preoccupatevi di dirle in maniera che gli altri le possano accettare. Sappiate che gli eletti, come gliela dici, la dici la cosa, gli eletti riceveranno. No, perché il padre li ha già programmati sin dall'inizio a riceverlo. Non siamo noi che insegniamo la gente, non siamo noi che facciamo entrare nella verità la gente, no, è il padre, come l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo non contava quanti profeti che ha incontrato, li ammazzava, ok? Non era nessuno che ha dovuto andarli a insegnare, il padre stesso, attraverso il suo figlio, Yahshai, che l'ha portato nella verità. Anzi, quando accadde che Paolo, non mi ricordo dove andò, che c'erano quelli che dicevano io sono di Paolo, io sono di Apollo, sì. Paolo diceva ok, noi alla fine seminiamo, ma chi fa crescere è Yahawashai. Voglio rileggere di nuovo Geremia 4:22. Prestate attenzione okay, a queste parole, perché dice veramente il mio popolo è stolto. Anzi, puoi appoggiare con Isaia 1:3, Yara, che facciamo comprendere che il popolo di Israele oggi è stolto. Dice veramente il mio popolo è stolto, ok? Non conosce, cioè sono in una situazione di ignoranza. Praticamente quando uno è stolto significa che uno non conosce le cose, è stupido. In questo momento questa è la situazione nella quale si trova la nostra gente. Infatti chi sono gli intrattenitori, sono un po' coloro che a oggi vengono usati per l'intrattenimento, come attraverso lo sport, ok? Attraverso lo sport, sappiate che la maggior parte, la musica, bravissimo, i film, ok? Tutti i personaggi dello spettacolo, la maggior parte di loro sono israeliti, anche se non lo sanno, sono israeliti e vengono utilizzati da coloro che governano oggi il mondo. Che ricordiamo che al potere oggi c'è una razza biblicamente conosciuta come la razza di Esaù, Edom. I discendenti di Edom sono gli Edomiti, l'autoproclamato uomo bianco che oggi governa il mondo, le famiglie bancarie per la maggior parte, principalmente voglio dire, ok? E loro utilizzano i figli di Israele per dare pane e circo alla nostra gente, per intrattenerli. Come? Attraverso lo sport, attraverso gli sport, attraverso il cinema, attraverso la musica. È un complotto assolutamente. Accendi la TV, vai su MTV e vedi show tipo Jesse Offshore, show che non c'entrano nulla. Guardi uomini adulti, tipo Gran Fratello. Guarda uomini adulti chiusi in una casa a fare stupidaggini. A che cosa ha da elevare lo spirito di qualcuno? Ma pensa, ogni tanto io rimango scioccato al lavoro, gli uomini adulti, no? Non ti dico. Era 50 anni hanno, 51, 40 l'altro. Io vedo che il lunedì e il martedì a un certo punto si mettono a parlare di uomini e donne. Hai visto quello cosa ha fatto? Hai visto quell'altro cosa ha fatto? Uomini e donne, Yara. Cioè, stiamo parlando veramente della stupidità a livello. Ma sai un punto che però volevo far capire? Anche quando si parla di sport, di sportivi, no? Perché la nostra gente, ad esempio come un Neymar, un Messi, un LeBron James, o anche i pugili come Joshua e Garcia, questi pugili qua, Davis, alla fine se voi fate un salto nel passato, ma neanche di tanti anni fa, stiamo parlando di qualche centinaio di anni fa, o anche un centinaio di anni fa, basta vedere il film Django, ok? Django cosa fa vedere? Li usavano per trattenere, per intrattenimento. C'è una scena, soprattutto in Django, che oltre a intrattenimento c'è anche una scena dove proprio loro si divertivano per il loro intrattenimento, sì. E quindi avevano il loro campione, il loro, come lo chiamavano, il loro... No, ma questa roba che stai dicendo proprio, il pugile è nato così. Prendevano i schiavi, uno schiavo più forte del tuo, allora scommettevano e li facevano combattere. Fino alla morte li facevano Fino alla morte, sì. Fino alla morte facevano. E combattere. Questa cosa qui è la stessa cosa che facevano i romani, no? Dove buttavano gli schiavi, e questi schiavi erano i gladiatori, ok? Yeah. E li mollavano questi leoni e robe varie. Per loro era era euforia, trattenimento. Infatti la parola trattenimento è separato in due, trattenere la mente, trattenimento, ok? Quando ti trattengono la mente, allora ti trovi in uno stato, come si chiama quel stato là? Zombificato, ok? Distratto, non riesci a pensare qualcosa di costruttivo tuo. Ecco perché la gente sta lì a guardare il Grande Fratello. Anch'io ero vittima di questa roba qui. Ma poi a ripensare, cavolo, guardi dei uomini maturi chiusi dentro una casa,
a cucinare, a lavarsi. Pensate, davvero. No, adesso ci pensi, il livello più alto che hanno fatto dell'intrattenimento, dove facci caso, dopo che passi, è il TikTok. TikTok, comunque gli short su YouTube, gli short di qua e di là, Instagram. Facci caso, dopo che stai 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, come vieni fuori rimbambito da quell'intrattenimento? Mamma mia. Cioè, perché la tua mente non riesce più a dire, ok, fammi fare qualcosa di... sai che stai perdendo tempo, sì. Ma non riesci a staccare. Cavolo, sai che non c'è niente, ma non riesci a staccare, vai avanti. E questo, pensate, questo è quello che porta all'intrattenimento. L'intrattenimento è tenere trattenuta la tua mente, e dopo che anche hai smesso, comunque poi la tua mente resta un po' lesionata da questo, da quello. Infatti, cosa accade? Con le partite di calcio, oltre che magari la gente si guarda la partita di calcio, va allo stadio, se la guarda la TV, dopo che fa? Rimani lì a commentarla, nei giorni dopo magari ti incontri con qualcuno, parli di quella partita di calcio, la tua mente rimane lì. L'incontro di box, hai visto l'incontro di box e parli di quell'incontro di box e ti tiene trattenuta la tua mente non solo durante l'evento, ma anche successivamente. È quello che stavamo dicendo prima, appoggiando qui veramente il mio popolo è storto perché non si rende conto di essere usato da queste elite mondiali. Okay? Non si rendono conto che alla fine tutti questi anche milioni di euro che gli stanno dando nelle tasche di questi dell'elite mondiale sono noccioline, ok? Sono noccioline. E alla fine il padre ha programmato cose ancora più grandi per questi qua che si stanno spacciando per questa gente qui. Il padre ha programmato cose ancora molto molto più utili per l'umanità, per mancanza di parole. Ma questi qua si spacciano a correre per la palla o robe varie, queste cose. Ma lì sta la fede, perché infatti la scrittura in 1 Corinzi 2,9 ti dice: occhi non hanno visto, orecchie non hanno udito e la mente non ha concepito quello che il padre ha preparato per voi. Quindi quanti milioni e miliardi di dollari, di euro, di quello che voi tu mi puoi dare qua, nulla è paragonabile a quello che l'Altissimo ha preparato, non ce lo possiamo nemmeno immaginare, capito? A livello di chissà che casa sul mare, dove hai i delfini praticamente con che ti circonda, dove puoi nuotare, dove puoi respirare sott'acqua, dove puoi visitare altri pianeti, altre galassie. E tra l'altro ti ho detto che ho fatto un sogno uno di questi giorni qua, io che non mi ricordo mai i sogni. E questo sogno, boh, non lo so, a me fa vedere un po' di cose, ma è semplice, ma mi sono svegliato che mi ricordavo proprio tutto. E boh, allora nel sogno ero io, te e qualcun altro, non lo so se era Tazawa. E eravamo su questa torre, era una torre altissima, era una torre pregiatissima, tipo. E volevamo andare in una stanza in questo grande posto. Mi sa che in quella stanza era la stanza del box, del pugile, una roba del genere, ok? E stavamo andando, cercando la stanza, e stavamo vedendo quanto è magnificente questa torre qui. E quella stanza che stiamo andando è in alto, in alto, in alto. E mi sa che il numero della stanza era il numero 16, aspetta però, ok? Per accedere a quella stanza là, c'è questa stanza che sembra piscina, ma la piscina è tutta l'atmosfera. E io che non so nuotare, bisognava arrivare dall'altra parte. E allora io guardavo te, guardavo l'altro fratello, mi sa che era Tazawa. E voi mi avete lasciato, siete andati comunque, ok? E io ho visto che c'era un altro passaggio, dovevo nuotare lo stesso, ma mi sono buttato nell'acqua e nuotavo facile, hai capito? Non mi sono annegato. Arrivando dall'altra parte, questo qua che viene tipo con una pistola a chiedermi dove stai andando, era tipo suo lavoro là. Okay. Io dico, vogliamo andare nella stanza dei pugili, lui mi fa il numero 16 e con la pistola ha fatto tic, aveva una tessera in mano, aveva un microchip. Ehi, far capire che comunque tu pensa che il marchio, no? La Reale, il marchio che viene, noi sappiamo che viene il marchio della bestia, che è il marchio della società, del governo, ma c'è anche il marchio d'esenzione. Assolutamente. Okay? C'è anche il marchio d'esenzione che si legge in Ezechiele. Sappiate che adesso arriverà il momento dove la società, questo governo qua, per partecipare alla società, per comprare e per vendere praticamente, che è la base,
ci sarà bisogno di farsi inserire nella mano in un altro posto, ok? Il microchip, che è il marchio di Apocalisse 13, 16 e 17. E come c'è il marchio della sinistra praticamente, ok? Il marchio della destra è il marchio di esenzione, che è lo, attraverso lo Spirito Santo. Anzi, lo Spirito Santo è il marchio che, come si chiama? Il marchio di esenzione? Tawar, ok? Che è questo marchio che leggiamo qui adesso. Questo è il libro di Ezechiele, capitolo 9, versetto 4. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte, fa un marchio. Questo è l'Altissimo che sta dando un ordine a degli angeli, ok? Fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono. Per tutte le abominazioni. È il segno sulla fronte, non è un segno sulla fronte fisico, ma sta parlando della mente, ok? Un segno nella mente. L'apertura della mente. Sì, l'apertura della mente. Un segno nella mente. Qual è questo segno della mente? È lo Spirito Santo che ti apre la mente. Ok? Perché lo Spirito Santo, una volta che ti apre la mente, ti fa camminare in maniera corretta. Perché qua noi stiamo ad insegnare la verità, ok? Stiamo a portare la verità. Tanti ascoltano la verità, ma è quando la metti in pratica che puoi dire che sei nella verità. Ok? Quindi questo marchio che viene nella tua mente, ok? Non vi pensate che ora perché state ascoltando la verità e sapete attraverso lo Spirito di Dio che questa qua è la verità, significa che avete il marchio d'esenzione. No, il marchio d'esenzione sarà camminare in giustizia, perché poi guarda che cosa fanno. E dice agli altri... Rileggi? Dice, passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Questi uomini stanno sospirando e stanno gemendo perché? Perché si sono resi conto attraverso lo Spirito Santo che il mondo che stanno vivendo, ok, è un mondo malvagio, e quindi non si trovano bene, non si trovano al loro posto, non è casa loro questa qui, ok? Noi non preghiamo che torni la pace, noi non preghiamo che questo regno, questo governo, questa società prosperi, ok? Non preghiamo di avere una casa più bella, un conto in banca maggiore, una macchina migliore, una donna che si comporti bene con noi in questo regno qui. Sappiamo che viviamo nel regno malvagio, e questo è quello che ti fa lo Spirito Santo quando ti apre la mente, ti fa rendere conto che viviamo in un mondo governato dagli avversari, ok? In un mondo governato dall'avversario. Quando si dice un mondo, siamo nel mondo di Satana. Satana significa avversario, ok? È un mondo governato da uomini satanici, uomini diabolici. E quindi quando noi veniamo qua a denunciare questo mondo, praticamente noi ci stiamo lamentando, stiamo gemendo. Ma questo non significa andiamo in giro a dire ah, che brutto qui, non ci piace stare qui. No, lo denunciamo in maniera chiara. Quando vediamo passare, quando vediamo camminare, che insomma, magari siamo con i nostri figli, vediamo camminare due uomini mano nella mano, siamo lì che gemiamo, diciamo, che ci lamentiamo, diciamo guarda un po' mio figlio che cosa è costretto a vedere. Oppure a scuola, quando gli vogliono insegnare la parità dell'alfabeto, ok? Dell'alfabeto LBG e cia. Non c'è nessuna parità in questo. Quindi non siamo qui a dire ok, dai, tutto amore, e siamo qui ad accettare questo regno. Sta qua la differenza, ok? Che quelli che ricevono il marchio vedono che questo mondo è un mondo che fa cagare, e che preghiamo che l'Altissimo porti giudizio, morte e distruzione a questo mondo qui. Questo è quello che gemiamo in questo mondo, vediamo l'ingiustizia in questo mondo, vediamo l'inganno, l'ignoranza attraverso le religioni, vediamo la nostra gente che dalla mattina quando si sveglia iniziano a essere fuori, che magari hanno un idolo, hanno una Madonna, hanno un crocifisso, hanno un San Gennaro, un maledetto San Francesco, un maledetto Santino di queste religioni qui, ok? Che non è biblico, ok? Per noi non c'è problema se la gente vuole andare dietro alle religioni, c'è chi vuole andare dietro agli indù, chi vuole andare dietro a queste divinità dell'India, o a chi vuole andare dietro altre divinità. La gente può farlo questo, ma basta che non mettono in mezzo la Bibbia, basta che non dicono che credono alla Bibbia. E questo è il problema delle religioni principalmente. Perché l'Altissimo fin dal principio ha permesso che vari popoli adorassero varie cose, ma al suo popolo, a Israele, ha detto tu adorerai me. Il Dio vivente, Yahweh, è il suo nome, è il nome di suo figlio, Yahweh Shai. Queste sono le leggi che ha stabilito il Padre, e che la nostra gente invece fin dal mattino nell'ignoranza vanno fuori,
perché vanno a ringraziare la loro Madonna, vanno a ringraziare il loro Padre Pio, vanno a ringraziare il loro San Gennaro, vanno dal loro crocifisso, baciano, fanno. Mi hai fatto tenere Isaia 1 e 3. Tanto. Questo è il libro di Isaia, capitolo 1, versetto 3. Il bue conosce il suo pastore e l'asino la greppa del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. In maniera chiara e diretta ve lo sta dicendo qui, ok? La situazione, qual è la situazione del nostro popolo? Non conoscono il loro Dio, vanno dietro a altri dei. Per questo noi qua ci stiamo lamentando. Perché è un lamento, è gemere quando tu vedi i tuoi figli, quando tu vedi i tuoi fratelli, i tuoi parenti, i tuoi genitori che vanno dietro a questi idoli qua. È tremendo, i tuoi amici, gente che magari vuoi bene, ti vedi con questo crocifisso fieri di portare un simbolo satanico al collo praticamente. E questo lamento in realtà lo facciamo la mattina e la notte prima di dormire, la mattina quando ci svegliamo, quando preghiamo, secondo voi cosa preghiamo? Per avere $50,000 nel conto? No, preghiamo per il regno di cieli, che avvenga, che questa merda di regno finisca. Noi stiamo soffrendo qui. Questa è la nostra preghiera e queste sono le preghiere che arrivano all'Altissimo. Il libro di Apocalisse vi dice come le preghiere dei santi arriva proprio nell'altare dell'Altissimo, ok? E queste preghiere sono dei lamenti. Padre, ma quanto dobbiamo ancora resistere qui sotto questo governo qui? Padre, quanto manca? Quando arriverà il regno dei cieli? Questi sono dei lamenti che stiamo facendo, e coloro che si sentono tranquilli qui, ok? Si sentono già. Fratello tirava fuori prima l'esempio di un Neymar, ok? Di un Cristiano Ronaldo. Questi figli di Israele credono di aver arrivato alla fine di ricchezza e robe varie. Noi quando saremo passati al di là nel regno, la nostra ricchezza, cioè i nostri servi avranno la ricchezza ancora più grande delle ricchezze che credono di avere questi qua. I servi dei nostri servi saranno più ricchi di Neymar, saranno più ricchi di Cristiano Ronaldo, i servi dei nostri servi. Ma pensa poi l'ABC, no? L'ABC che il Messia disse quanto era difficile per un ricco entrare nel regno dei cieli. O di non farsi tesori sulla terra, ma di farsi un tesoro nei cieli. Con questi Neymar, questi personaggi qui, sono tutti lì che, quell'altro, Garcia, sono tutti lì che ringraziano Gesù, Gesù di qua, Gesù di là, e poi non fanno niente di quello che il Signore in realtà ha detto. Okay? Un precetto pronto per te. Non hanno timore di questo, dell'essere ricchi in realtà, perché l'essere ricco alla fine ti allontana da quella che è il cammino corretto. Alla fine non sanno che cosa è bene e male questa gente qui, non sanno. Sono ignoranti. Questo è il libro di Giacomo 4:17. Vi è adunque peccato a colui che sa fare il bene e non lo fa. Ok? Quindi sapere fare il bene che cosa è? Sapere la volontà dell'Altissimo attraverso le sue parole. Ok? Questa gente diventano ricchi, ok? E alla fine sono costretti a fare parte delle agende dei satanisti. Ok? Ma loro credono che Dio li ha messo in quella posizione lì. Alla fine Dio li ha messo in quella posizione lì per punirli quando arriverà il momento, ok? Perché tu non puoi mangiare dal stesso tavolo di Satana e poi sputarli in faccia, ok? Devi pagarne. Il diavolo aveva messo alla prova anche il nostro Signore nel deserto, che disse: se vuoi questi regni della terra, inchinati a me. Che credete che questa gente, per arrivare ad avere una fama a livello mondiale, per essere delle celebrità, non si sono dovute inchinare a Satana secondo voi? Si sono mantenuti integri secondo voi queste celebrità? Perché poi facci caso, non sono solo delle celebrità negli sport, ma anche nelle pubblicità, anche negli eventi. Che credete? Che a loro il diavolo non è andato lì a dire: se vuoi questo posto nella società ti devi inchinare a me? E inchinarsi a lui che cosa significa? Ok? Accettare quello che lui insegna. Quindi accettare tutte le leggi contro natura. E alla fine loro sono, diciamo, sponsor. Sono dei sponsor dell'agenda di questi diavoli. Infatti, okay? Non sono stati utilizzati durante gli ultimi anni della pandemia, che hanno dovuto dire prendilo, va benissimo, il siringone. Bene. Siringhito. Ok? Ok, prendi il veleno. Sono stati. Fanno parte, ecco, sono degli sponsor.
amici del fratello. Con questo non voglio dire che se qualche fratello... Hai detto, mi hai accennato. Ehi, con questo non voglio dire che se c'è qualche fratello benestante deve prendere, deve impoverirsi, come tra l'altro fanno alcune religioni, ci sono alcune sette che dicono, ah, noi vogliamo vivere come il Signore ci ha detto, quindi fanno voto di povertà, voto di castità, vaffanculo. Dove è scritta questa stronzata qua, ok? Che devi fare voto di castità, voto di povertà, quando il Signore dice che, a parte non fare voto non è un peccato, punto primo, ok? Non siamo obbligati a fare dei voti, anzi, a oggigiorno, consiglio mio, non obbligatevi a fare voti, perché già viviamo in un'epoca difficile, quindi se ci mettiamo a fare voti ci complichiamo solo di più la vita. Questa è una parentesi. Yahweh Shai ha già fatto tutto quello che abbiamo bisogno. I voti sono già stati fatti da Yahweh Shai. Noi dobbiamo solamente seguire i suoi esempi. Tutto qua. Cane, per continuare con questo, non vogliamo dire che se c'è qualche fratello benestante o qualcuno che vuole migliorare la sua situazione economica, lo faccia. Ok? Ma l'importante è che il vostro focus, le vostre energie non siano tutte lì. Ok? La priorità nella vostra vita deve essere servire il Dio vivente Yahweh Basham, Yahweh Shai, mantenersi integri. E sappiamo che i soldi portano uno spirito, quindi più soldi hai, più sarà difficile mantenersi nello spirito corretto. Ma con una giusta maturità è possibile anche farlo. Le scritture dicono che cosa ti profitta avere tutto il mondo e perdere la tua anima. Questo è. Qualunque lavoro che fai che ti impedisce di dire la verità non è un lavoro che devi fare, ok? Qualunque lavoro che fai che ti associa con altri satanisti e dover appoggiarti anche a delle filosofie che sono contro le scritture, non è un lavoro da fare, ok? Pensate che queste celebrità devono sottoporsi a dei riti di umiliazione per trovarsi dove si trovano oggi, ok? Non pensate che sono lì perché sono bravi, non pensate che non ci sono attori più bravi o non ci sono musicisti più bravi o non ci sono calciatori più bravi di quelli che vediamo oggi. Solamente che quelli lì che sono al punto dove sono oggi si sono sottoposti a dei riti, hanno venduto la loro anima, hanno venduto la loro integrità. Come l'hanno venduta? Ok? Praticando abominazioni sessuali, sono stati ripresi, diciamo, hanno come se avessero una forma di ricatto a dire, ok, tu adesso fai parte della massoneria, di quello che è comunque, di questa organizzazione mondiale dei malvagi, perché tutti quanti loro entrano a far parte di questo e facendo un salto indietro, tutti questi qui che credono di essere arrivati, e come stavo dicendo c'è questa scena nel film Django dove fa vedere che questi si ammazzano di botte per i loro capi, per i loro padroni. La stessa cosa è oggi, che pensate che i calciatori, come quando arriva lo sceicco e si compra Neymar, per lui che cosa sono 300 milioni di euro? Sono noccioline, che lo vuole vedere giocare Neymar nella sua squadra. O come fanno con i pugili oggi, che sono lì a fare grandi pubblicità. Per cosa? Per tenere la gente intrattenuta. Come adesso, che cosa c'è qui? C'è il Giro d'Italia. Alla fine che gli danno quattro noccioline a questi qua, gli danno a questi ciclisti che sono lì a correre come i dannati sono. Però guarda, se andiamo a vedere... guardate quante centinaia di persone sono lì a guardare il maxi schermo del Giro d'Italia, ma nessuno si cura dei profeti dell'Altissimo. Questo è un avvertimento per questa gente. Noi lo diciamo sempre, alla fine qua la gente si ferma o non si ferma, a noi non cambia. Noi, in accordo con Ezechiele capitolo 3 versetto 17, il Signore ci ha mandato a dire all'empio di ravvedersi dalla sua via. Poi se l'empio ci bada, buon per lui. Ma se l'empio non ci bada, noi abbiamo le mani pulite dal nostro sangue. E abbiamo le mani pulite dal nostro sangue. Abbiamo le mani pulite dal sangue di tutta questa gente qui e di tutti i sabati, o comunque di tutti i giorni che siamo qui a predicare, o delle persone che vengono ad ascoltare i nostri video e comunque passano avanti, ok? Noi abbiamo le mani pulite dal sangue vostro, ok? Perché vi abbiamo avvertito di allontanarvi dalla vostra malvagità, e la prima malvagità è quella là delle religioni e del fottutissimo nome di Gesù Cristo. Tornando, facendo un passo dietro, questo è il libro di Primo Timoteo, capitolo 6, versetto 17, che dice: denunzia ai ricchi nel presente secolo che non sono pieni di animo altiero, che non pongano la loro speranza nell'incertezza. Sta dando dei consigli qui Paolo, a dire, ok, abbiamo dei fratelli ricchi, digli a questi fratelli ricchi comunque che non si facciano prendere dalla superbia, dall'arterigia, che non si facciano offuscare gli occhi dalle ricchezze che hanno. Perché questo è...
E ve lo diciamo per esperienza, i soldi vengono con uno spirito. Quando hai i soldi, tu non pensi, come dicevo anche la settimana scorsa, quando c'era Yahawa da qui, e cosa diceva? Che se avevamo i soldi magari dicevamo, ehi, lascia perdere questo campo questa settimana qua, cioè staremo a pensare ad altro, staremo a pensare ad altro. Per questo il Signore attraverso lo spirito si è preso dei pescatori, ok? Come uomini. E tra l'altro dobbiamo dire che Pietro non era nemmeno un povero. No, faceva tende lui. Sì, che alla fine chi era? Il papà di Pietro che gestiva la... La barca, proprio l'attività, aveva altre barche perché c'erano gli altri due apostoli che lavoravano per Pietro. Sì. Ok? Quindi... E dice... Denuncia ai ricchi nel presente secolo che non siano d'animo altiero. E questa scrittura è molto profonda, perché i ricchi di questo secolo cosa pensano? Pensano che quando torna Yahweh Shai hanno i bunker dove possono sfuggire, hanno, perché i loro soldi li può portare a Marte. Hanno fatto, come si chiama, il Shuttle X da Elon Musk, li porterà a Marte quando la bomba piomba. E queste qua hanno delle credenze, hanno queste cose perché hanno i soldi, hanno i poteri, credono che loro sono esenti a tutto. Diciamo che quella ricchezza loro la vedono come un rifugio. La parola è questo. Loro credono che la loro ricchezza è un rifugio, che alla fine in questo mondo la ricchezza è un rifugio, davvero. Se sei ricco, c'è gente che è ricca, che parcheggia in posti che... La polizia passa lì, gli fa la multa, ok? Lui prende il telefono e chiama proprio il filiale, il capo di quel stato là. E il capo di quel posto prenderà quello che là che l'ha fatto la multa e dice: mai fare così quando vedi quella targa là. C'è gente così in questo mondo, letteralmente. E questi poliziotti anche hanno dei codici di targhe che sanno che questa gente li lascia, anche se parcheggiano in mezzo qua. Tu non devi neanche guardare le loro macchine o dargli le multe, ok? Questo è il rifugio che stanno godendo in questo momento i veri ricchi. C'è gente che non li puoi neanche denunciare. Appena arrivi in coso, anche se ammazzano i tuoi figli e robe varie, appena arrivano davanti al giudice, il giudice vede il nome e dice: ma rimandiamo. Ci continuano a rimandare fino a te dirti: guarda, sei tu che hai ucciso tuo figlio. Questa è l'ingiustizia di questo mondo qui. E dice: dinanzi ai ricchi nel presente secolo. E alla fine, poi, sai, tornando al marchio di esenzione di coloro che gemono e si lamentano, noi portando qui la giustizia, portando qui la verità, facendo conoscere alla nostra gente davvero che cos'è il bene, noi ci stiamo lamentando, stiamo gemendo, ok? Non ci troviamo bene con questo mondo qui, ok? L'Altissimo ci benedica con una casa, con un lavoro, ci dà la possibilità di andarci a fare una vacanza con i fratelli o con la famiglia, ci dà la possibilità di andarci a mangiare una pizza o qualcosa al ristorante. Credetemi che io personalmente, quando, come dopo la vacanza che abbiamo fatto a Napoli, io ho pregato l'Altissimo, ho pregato nella mia preghiera, ho detto: con tutto che non mi fai mancare niente, con tutto che sono pieno di benedizioni, ho casa, lavoro, moglie, non mi manca niente, ho famiglia, non mi manca niente, ho detto: ma comunque io prego che venga la fine di questo regno qui, voglio che viene il regno del Signore Yahweh Shai. Assolutamente. Ok? Quindi... Perché, scusami, in qualche maniera siamo oppressi lo stesso, ok? Puoi avere tutta la ricchezza che vuoi, ma il tuo cibo è contaminato, l'aria che respiri è contaminata, ok? C'è gente ricca che hanno Lamborghini e robe varie e sono tutti pieni all'ospedale perché hanno i tumori, cancri e robe varie. Hai visto adesso chi è che, se non sbaglio, ha un tumore, un cancro? Chi? Ho visto una notizia, no? Come si chiama lì? La donna del principe d'Inghilterra. Come si chiama il primo? William. William? Credo la di sua sì. Moglie? Sì. Sì? Credo che abbia un cancro o un tumore. E quella comunque la malattia è un giudizio da parte dell'Altissimo. Giudizio, sì. Mi viene in mente un'altra stronzata che qua hanno fatto le religioni. Praticamente un ragazzo che è morto di cancro, di tumore, di leucemia, quello che sia, anni fa, l'hanno fatto diventare santo. Cioè, quello è stato colpito dal giudizio dell'Altissimo, si sono inventati che gli hanno attribuito due miracoli a lui, come se i miracoli poi li facessero lui. Praticamente è il santo del millennial. È il santo morto di cancro. Sì, il santo morto, ditemi un po'.
Guardate come si inventa i santi la religione. Quanto sono è un secolo di ricoglionito ora, vero? Non comprendendo come dice Sirac, Ecclesiastico, capitolo 38, che dice che il peccatore cadrà nelle mani del medico. Cane, è quello che dicevo. Ok? Il peccatore cadrà nelle mani del medico. E questo è quello che accade a questa gente qui. E invece qua viene preso, ecco, bene per male, male per bene. Come dice, prendiamo anche Isaia 5:20. Questo è Isaia capitolo 5, versetto 20, che dice: guai a quelli che chiamano bene il male e il male bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Infatti questa scrittura vi dice tutto quello che sta succedendo in questa età qui, che questa età il bene è stato scambiato per il male e il male è stato scambiato per il bene. Una donna giusta, okay, che si occupa della casa, che si occupa della famiglia, a questi tempi qui è vista come una stupida. Sì, okay? Una donna, come detto, una donna che sta a casa, sì, si occupa della sua famiglia, come... che si occupa della casa, che fa la casalinga, una donna casalinga oggi è vista. La parola casalinga è proprio male. Okay? E anche le donne stesse vengono viste, cioè si vedono come non valorizzate perché fai la casalinga. Assolutamente. Quando quella è un grande valore essere casalinga. Ditemi chi è che ha la forza oggi, perché alle donne, parliamoci chiaro, gli fa più comodo andare a farsi le 8 ore di lavoro, andare a servire un altro padrone, praticamente. Vai a servire un altro uomo alla fine. Vanno in queste aziende, in queste fabbriche, o vanno nei loro uffici, quello che sia, vanno a servire un altro padrone, gli fa più comodo quel lavoro lì, di stare seduta a non fare niente o comunque a fare quel poco, piuttosto che fare il lavoro a casa, perché lì sei davvero valorizzata, perché lì è il vero lavoro per una donna. Sì, ma se gli va bene lavoreranno dietro il coso. Io ho visto donne lavorare in fabbrica, metameccanico, robe varie. Questo regno è talmente andato, è diventato folle, che non ha neanche... Ehi, l'altro giorno ho conosciuto, qualche settimana fa, ho conosciuto una ragazza brasiliana, ok? L'ho visto vestita, sono andato dal meccanico della ditta e l'ho visto lì e era vestita proprio da lavoro e ho detto: ah, finalmente c'è anche una donna che fa il meccanico qua. E lei fa: no, ho portato anche io il furgone, lavoro con edile. Ho detto edilizia, cioè fai muratore, fa sì, miscolo cemento, faccio tutto. Ho detto: sul serio? C'è pure da dire che oggi sono anche costrette molte donne ad andare a lavorare. Sono costrette. Pensate che società del cazzo nel quale viviamo. Ma qui siamo qua a lamentarci di questo, ok? Chi è che vuole che questo mondo prosperi? Chi vuole che questo mondo prosperi? Praticamente tu sei come dice il Signore Yahweh Shai, tu credi di avere la luce, ma in realtà quella luce in te sono tenebre. Quanto sono profondi le tenebre? Ma comunque... Tu sei uno che puzza, che c'è una puzza di merda incredibile. Questo mondo qua puzza di merda. Paragoniamo la malvagità di questo mondo alla puzza di merda. Se voi non sentite puzza di merda è perché voi stessi puzzate di merda. Perché voi stessi siete malvagi. E questa è la situazione nel quale si trova la nostra gente oggi. Per questo dice: veramente il mio popolo è stolto. Tornando in Geremia capitolo 4. Lo voglio riprendere. Geremia 4:22 dice, ma poi dice: veramente il mio popolo è stolto, non mi conosce, come dicevamo lì. Perché se noi conoscessimo l'Altissimo, e sappiamo che l'Altissimo, quando stai bene con l'Altissimo, le sue benedizioni ti pongono in alto, come nel tuo sogno, Yara, come dice la benedizione: io ti porrò a te sempre più in alto e i tuoi nemici sempre più in basso. Assolutamente. È una benedizione quel sogno, a pensare di essere sempre più in alto. Ma è lì che quel sogno là non è neanche tutto il resto, è proprio come eravamo in questo alto posto e era proprio fantastico, proprio la vita. Azzurro. Non so neanche come, una stanza tipo piscina, ma tutto l'atmosfera era acqua, tipo. Occhi non hanno visto né orecchie udito ciò che il Padre ha promesso a coloro che lo amano. Noi, come dicevamo anche la settimana scorsa, aspettiamo un nuovo regno, ok? Un nuovo regno dove non cammino e pesto la merda di un cane ovunque. Vai a Roma, cavolo, Roma è una merda. Roma fa veramente cagare, Roma come città. È tutto che puzza, cacca dappertutto, ogni angolo. C'è il Papa là che sta... Poi parlano di Napoli, invece hai visto Napoli? No, Napoli era... In confronto, non in dico confronto, che Napoli adesso era pulitissimo. No, era 100 volte meglio di Roma.
ok? E poi hanno avuto l'epidemia l'anno scorso dei cinghiali che vengono in città a Roma. Bravissimo. È Roma, ok? Questa è Roma e questi sono anche segni spiritualmente, perché spiritualmente vedendo quello che succedeva a Roma l'anno scorso, che i cinghiali venivano fuori in città, questi sono segni che il Padre sta facendo vedere che questa Roma 2.0 sta per crollare anche, sta per finire, ok? Se vuoi torniamo al discorso dell'inizio, che non abbiamo, non, ai precedenti che non hai tirato fuori ancora. Sì, 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 non saranno quelli che mancano, perché qua attraverso lo spirito seguiamo, ok, lo spirito come ci porta e ci porta, ecco, a manifestare. Se puoi prendere Giovanni capitolo 7, Giovanni capitolo 7, dove Yahweh Shai dice che questo mondo lo odia, perché Yahweh Shai dice quanto questo mondo faccia cacare praticamente. Ce l'hai Giovanni capitolo 7, credo sia versetto 7. Ok. Allora, questo è il libro di Giovanni capitolo 7, 7, dice: il mondo non vi può odiare, ma egli mi odia, perciò che io rendo testimonianza adesso che le sue opere sono malvagie. Che crede, credevate che facesse il Signore ai tempi? Dice: guarda che bello il mondo nel quale ci troviamo. Che già lì si stava iniziando a contaminare, già da quando i greci vennero nella nostra terra, hanno iniziato a contaminare il nostro territorio, il nostro terreno, e oggi siamo proprio a livelli alti dove la creazione proprio sta messa male. La creazione non vede l'ora che l'Altissimo mandi il suo figlio per ristabilire i figli di Israele al loro posto. E quando il Messia è venuto 2000 anni fa, Israele non era al suo posto, Israele era sotto, proprio come lo è oggi, ok? L'unica differenza è che ai tempi sapevamo di essere israeliti, mentre oggi non lo sappiamo, anzi oggi ci definiamo con i nomi di altre nazioni. Ma il punto qui è che il Signore che cosa faceva? Stava dicendo quanto faceva cacare il mondo, il governo e il modo di vivere della nostra gente. Per questo lo odiava, ok? Perché che vi credete che veniamo a dire qua Gesù ti ama e credi in Lui? No, veniamo a dirvi che se non vi cambiate, se non vi ravvedete, il Signore, il Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, vi distruggerà, ok? Questo è quello che vi veniamo a dire. E infatti questo mondo, se sapete bene comunque l'evoluzione di questo mondo, se siete uomini spirituali, se siete svegli ancora, capirete che avanzamento di questo mondo vuol dire autodistruzione, ok? Siamo passati a tutte le evoluzioni industriali ad arrivare qui adesso a sapere che l'evoluzione non ci ha portato nulla del bene, ci ha fatto diventare uomini estranei, ci ha fatto odiare l'uno contro l'altro, ha distrutto la nostra salute, ha inquinato il nostro pianeta, ha rovinato l'acqua che dobbiamo bere, e ora stanno cercando di farti a te diventare l'elettronico, ok? Quindi se hai gli occhi ancora aperti, riesci a capire che l'avanzamento di questo regno qui non c'è futuro. Yahweh Shai stesso lo dice, che se il Padre non accorcia quei tempi là, non ci sarà un'anima viva, ok? Ecco perché quei tempi devono essere accorciati, se no se andiamo avanti con questi così chiamati uomini bianchi in potere, le famiglie bancarie, andiamo alla rovina tutti, ok? Se la gente che vuole vedere che questo mondo va bene, che vuole vedere il lato bello, no, è una merda, ok? È tutta una merda qui, ok? Deve venire la fine, deve venire di questo regno qui. È tutta una merda, per quanto poi l'Altissimo in questa merda qua ci abbia benedetti e ci dia la possibilità di sopravvivere, ok? Di avere un lavoro, di avere una casa, di avere del cibo, di avere dei vestiti, quello che per il quale bisogna ringraziare tutti i giorni, ok? Avere la salute, ok? Ma comunque rimane una merda questo mondo qui. È una merda, sì. È assolutamente una merda. È il pianeta in sé si trova in un punto di non ritorno, ok? È scientificamente provato. I loro scienziati, per quanto possano prendervi per il culo facendovi vedere, distraendovi tra l'altro, ok? Per quanto possano fare tutti i loro incantesimi, come dice Isaia, ok? Che fanno i loro incantesimi per mantenerci nella situazione rimbambita nel quale siamo oggi, siamo tutti quanti nella situazione così a guardare questi qua che pedalano, ma che tra l'altro non c'è neanche niente di male nel guardare questi che pedalano, perché magari dopo che finiamo qua, se manca poco all'arrivo, me lo vado a guardare anche io.
però c'è differenza a dire che cosa è importante e che cosa è meno importante, che cosa è più importante, ok? È più importante prendere dei messaggi di avvertimento? Ma che pietà veramente, che pietà c'è per la gente che è stata avvertita e non se ne è curata di niente? Come dice Proverbi capitolo... Dopo prendo Proverbi. Questo è il libro di Salmi, capitolo 82, versetto 2. Dice, fino a quando giudicherete ingiustamente e avrete riguardo agli empi, difendete la causa dei deboli e dell'orfano, fate giustizia all'afflitto e al povero. E chi sta facendo questa giustizia? Sono i profeti dell'Altissimo. Perché qui dice, fino a quando giudicherete ingiustamente, ok? E poi va avanti a dire, liberate il misero e il bisognoso, salvate dalla mano degli empi. E questo stiamo facendo attraverso lo Spirito, ok? Perché se io, a posto di essere qua adesso a portare il mio sacrificio vivo per dare da mangiare alle pecore smarrite, mi fossi messo lì a guardare la corsa di biciclette insieme alle persone, che guadagno ne avremmo avuto in questo momento qua? Anzi, fagli vedere un po'. Che guadagno ci sarebbe stato? Non ci sarebbe stato guadagno, ma se faccio così invece. Ah sì, ok, eccolo qua. Ok? Non ci sarebbe stato guadagno né per me e né per le pecore che stanno ascoltando, né le pecore che vedranno questo video, né per noi stessi, sinceramente. Il punto qui, versetto 5, dice, essi non conoscono né comprendono nulla, camminano nelle tenebre, tutte le fondamenta della terra sono smosse. E quando dice tutte le fondamenta della terra sono smosse, sta dicendo tutto è capovolto, ok? Non trovi neanche più il salmone originale in mercato, trovi solamente la versione geneticamente modificata, almeno che non vai nelle Amazzonie, non so. Tutte le fondamenta della terra è smossa, perché queste che sono al governo hanno raggirato tutto, hanno cambiato l'ordine di tutto. E se andiamo avanti così arriveremo all'autodistruzione. Ehi, salutiamo Maurizio, Yahawada, Elain Shepard, Nicola, tutti quelli che stanno guardando. Yakwara of God. Yakwayara. Yahawada Shemiah Shebraktan. A coloro che sono sinceri nell'ascoltare, a coloro che sono. Coloro che hanno la speranza che questa merda finisca presto, ok? Tutta questa situazione finisca presto, questa ignoranza nel quale si trova la nostra gente. Veramente siamo in un mondo dove la spiritualità è. Ehi, questo è l'attacco spirituale che hanno fatto al mondo. È un attacco spirituale, assolutamente. Da ogni angolo, anzi, da quando si è stabilito Esau Edom, ciò che ha fatto la prima cosa è un attacco spirituale, ok? I greci, appena sono entrati in potere, cosa hanno cominciato a fare? Hanno cominciato a stabilire leggi contro coloro che osservano le leggi dell'Altissimo, ok? Hanno cominciato ad offrire bestie abominevoli, eccolo. Sai che pensavo quando ero andato a vedere Napoli l'anno scorso? Dicevo, cavolo, se i napoletani mettessero l'entusiasmo che hanno nel tifare per la squadra del Napoli, per l'Altissimo, detto a quest'ora non ci sarebbe bisogno di questo. Assolutamente. Ma questo fa capire, ecco, quanto l'ignoranza e questo attacco spirituale, tra l'altro riuscito da parte dell'elite mondiale, abbia addormentato la nostra gente. Per questo il Signore ci dice a essere svegli, a vegliare e a non addormire come fanno gli altri. Questo è Proverbi capitolo 1 versetto 20. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze. La saggezza è la verità che stiamo profetizzando per le vie, ok? Non siamo chiusi in posti dove la gente non ci vedono, come diceva il fratello prima, tutta questa folla qui non hanno scuse quando Yahweh Shai torna. Non possono dire no, non ho avuto la possibilità di sapere, non ho saputo, no. Perché la saggezza grida per le vie. Come lo stiamo facendo altri fratelli in tutto il mondo. Vai. Che grande, la saggezza alla fine è la parola di Dio. Ok? Saggezza è il Messia Yahawashai, viene con il Messia Yahawashai. E come si legge in Proverbi capitolo 2,
al versetto 1, figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza. La saggezza è la parola di Dio, ok? E qua quando dice la saggezza grida per le vie, cos'è che noi abbiamo un chiaro indizio di chi sono i servi di Dio? Coloro che fanno udire la parola di Dio per le vie, per le strade, per le piazze, ok? Queste sono le indicazioni che il Signore ci ha dato, quella di andare a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la parola di Dio. Ditemi oggi chi di tutte le religioni che hanno miliardi di caproni che li seguono sono per le strade e per le vie a proclamare la parola di Dio. Non ce ne sono. Non ce ne sono perché la gente non vuole udire la parola di Dio. La gente invece magari mettevi qui un bel incontro di Conor McGregor, cioè ce n'era il triplo di gente. Quando c'è la nazionale, adesso ci saranno gli europei, vedrai, metteranno maxi schermi, centinaia e migliaia di persone in piazza a vedere. E questo è come diceva il fratello prima, anzi prendiamolo. E quella non è saggezza. Quella non è saggezza, quello è intrattenimento. Che ripeto, non c'è niente di male fin quando prima però ti occupi di delle cose che davvero importanti, cioè quella là della parola di Dio, di fare il tuo. E noi ve lo diciamo per esperienza, che noi fin quando non adempiamo alla nostra chiamata, perché io lo ricordo, anche chi conosce questa verità, ok? Siamo tutti dei chiamati, ma la nostra speranza è quella là di essere degli eletti. Questo è il libro di Isaia, capitolo 47, versetto 9, ma queste due cose ti avveranno in un attimo, no, 12. Dice, sta pure con i tuoi incantesimi e con i tuoi numerosi sottileggi, le quali te ne sei affaticata fin dalla tua giovinezza. Ditemi se non sono tutti quanti incantati in questo momento, no? Noi li vediamo, sono tutti quanti incantati dal maxi schermo che si trova lì. In questo momento qui, e lo fanno apposta, in questo momento qui che ci sono questi eventi qui che trattiene la mente della gente, li tiene in uno stato stabile, loro non stanno nemmeno più pensando ai loro problemi. In questo momento qui il governo va benissimo, anche se il governo non ha mai fatto nulla di bene, ok? In questo momento qui non pensano neanche a pagare tutte le bollette e robe varie. Appena finisce l'intrattenimento, boom, tornano nel mondo di nuovo, boom, li hanno tenuto in zene, tornano come... Queste sono sottileggi, assolutamente. Sai quando uno ti fa il... l'incantesimo, no? Sì, come si dice? L'ipnosi. Questa è l'ipnosi. Questa è ipnosi. Ipnosi, assolutamente. Anzi, che pensando, ti ricordi, noi siamo andati anche a vedere... Alla fine, noi siamo andati anche a vedere la partita del Napoli, no? Se ci pensi. Sì. Però non eravamo lì ipnotizzati a guardare, anzi... Noi eravamo lì, ci divertiamo tra di noi, pensavamo... Non sapevo neanche quando hanno screenato. Quando hanno fatto gol. Sapevamo a un certo punto che era rigore. Ah, ok, rigore. Ma se noi eravamo lì che prendevamo il sole, che sì, ci guardavamo, facevamo una chiacchiera, ci bevevamo qualcosa e stavamo lì. Con questo diciamo non c'è niente di male, ma se prima, infatti quella mattina attraverso lo spirito noi eravamo tutti quanti lì a fare ognuno una lezione attraverso lo spirito per portare edificazione, e dopodiché il Padre ti permette di godere di quello che è il mondo. Okay? Questo è il bilancio che vi abbiamo sempre detto, ci deve essere un bilancio qui. Non sarebbe nulla di male se questa gente guarda tutta questa roba qui, se avessero prestato attenzione a ascoltare la verità magari ore prima, o magari dopo questo andare a cercare chi è il padre. La maggior parte di questa gente qui, nessuno qui sa che il nome del nostro Signore Yahweh Shai. Io lo posso anche scommettere, nessuno qui. Sì, nessuno si è curato di cercare l'Altissimo. Oppure se l'hanno fatto in maniera sbagliata. Ma principalmente nessuno si cura dei profeti. Ok, questo è. E questa non è una novità. Perché i profeti comunque non hanno... I profeti hanno una buona notizia, ma la buona notizia non è per tutti quanti, la buona notizia è per gli eletti, ok? Infatti quando noi parliamo del giudizio dell'Altissimo che sta per venire, ok? Questa è una buona notizia per gli eletti, perché a tanti, quando si parla di giudizio, di morte, di distruzione, di terza guerra mondiale, guerra nucleare, di grande tribolazione, di fame, peste, alla gente questa cosa turba. Ok? Non le vogliono ascoltare, perché questa per loro non è una buona notizia. Invece questa qua per gli eletti è una grandissima notizia, perché significa che questo mondo malvagio, questo mondo di merda sta per finire.
infatti ho il libro di riguardo questa gente qui. Questo è il libro di Matteo, capitolo 15, versetto 7. Ipocriti, ben di voi profetizzò Isaia dicendo: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora. Eh sì, che se vai a chiedere adesso, se vai a chiedere credi in Dio, ti rispondono tutti quanti di sì, a parole, a chiacchiere. Ma a casa mia si diceva che con la bocca si mangiano i maccheroni. E questo è quello che fanno la gente. Si riempiono la bocca di Dio, 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 ma con i loro fatti stanno a zero. Anzi, questo è meno male, ok? È meno male che l'Altissimo non tiene conto solo di quello che viene fuori dalla bocca, ma tiene conto dei fatti. E non vi pensate che noi ne siamo esenti da questo? Anche noi che abbiamo portato testimonianza, come dice il libro di Timoteo, la lettera a Timoteo, che siete stati bravi a portare testimonianza, arriverà il punto nella grande tribolazione dove saremo provati proprio attraverso le nostre azioni, ok? E va. Ipocriti, ben di voi profetizzò Isaia dicendo: questo popolo si accosta a me. Però qua sta una cosa, ok? La cosa sta che iniziare a servire il Signore attraverso il ministero, attraverso la predicazione, è ciò che mentalmente ti inizia a preparare per l'azione. Perché naturalmente tu sai che dobbiamo affrontare un ultimo tratto, ok? Un'ultima salita, un ultimo sforzo in questo deserto maledetto per arrivare alla terra promessa. Però ci dobbiamo anche preparare, esortare a vicenda, dire: dai fratello, ci siamo quasi, manca poco. Abbiamo davanti a noi questi ultimi ostacoli, abbiamo una grande tribolazione, sappiamo che adesso dovremo soffrire, dovremo anche avere fame, avere sete, ma però ci prepariamo all'azione praticamente. Invece qua la gente si riempie solo la bocca di grazie a Dio, ma non si prepara a nessuna azione, se non all'azione di andare contro Dio praticamente. Eh sì, è come andare a giocare calcio, ok, senza aver guardato la pagella dell'allenatore che ti dice che guarda, io voglio che tu giochi in questa posizione qui, sì. Devi fare così. Tutti si entrano nel campo, ognuno farà quel cazzo che vuole e sarà sì. Confusione. Okay? Sì, tipo come quando eravamo bambini, no? Che quando andavamo a giocare a calcio da bambini, che facevi? Sì. Vedevi 10 persone correre appresso la palla. Cioè non c'erano i ruoli. Quando eravamo bambini eravamo tutti a correre appresso la palla. A un certo punto tu prendevi la palla e non sapevi manco se la tua porta era di là o se la tua porta era di là. Confusione. Correvi solo appresso la palla. E se non hai indicazioni, naturalmente, finisci poi per essere confuso. Finisci nella confusione. Quello nel quale si trova la nostra gente in questo momento. Dice. Oh. Dice. Questo quindi il padre ha mandato i suoi servi, i profeti, a darvi indicazioni, perché come dice Amos capitolo 3 versetto 7, che l'Altissimo non fa nulla senza rivelarlo prima ai suoi servi, i profeti, e ai suoi servi, i profeti, ha rivelato le profezie, e le profezie ci fanno conoscere che ore sono attraverso la Bibbia, a che punto siamo, ok? E siamo negli ultimi momenti degli ultimi tempi, dove davanti a noi vediamo che questa società sta per collassare. Questa società sta per crollare, ok? Questa gente sta per essere distrutta, sta per essere mangiata viva, questa gente qui. Perché questa società, una volta che collasserà, appena questa gente non avranno da mangiare, dopo 2-3 giorni si prenderanno a morsi tra di loro, ok? Fin quando non vedrà poi il governo e ti dirà se vuoi la tua razione di cibo o se vuoi che torniamo alla normalità, prendi il chicco di riso, cioè il microchip, ficcatelo dove te lo vuoi ficcare tu, basta che lo prendi e la gente lì dimostrerà davvero in chi credono e in chi confidano, e lì vedremo la maggior parte della gente, vedremo i 2/3 della nostra gente, del popolo di Israele e le altre nazioni, confidare in chi hanno sempre confidato, nel maledetto governo, ok? Nel quale parlano male, ma alla fine sono tutti quanti affetti dalla sindrome di Stoccolma, sono tutti quanti soggetti, sottoni al loro oppressore, e vedremo la nostra gente cadere in quei giorni là, e gli eletti solo in quei giorni si vedranno coloro che sono gli eletti. Perché? Perché hanno prestato attenzione alle profezie, si sono preparati, perché ecco cosa stavamo dicendo, le indicazioni. Il padre ha mandato i suoi servi a dirvi a che punto siamo, e siamo al punto che questa società qua sta per collassare, per crollare. Quindi fanculo al Giro d'Italia, sinceramente, ok? Pensiamo a quello che conta, cioè alla parola di Dio, agli avvertimenti, ai profeti. Perché alla fine non è il Giro d'Italia, non è quello là, non è la maglia rosa alla fine che ti darà da mangiare nei tempi di carestia, ok? Esattamente. E poi adesso tornerò nel libro di Matteo, ma volevo tirare fuori un pezzetto dal libro. Anzi, forse è la maglia rosa che se è il tuo vicino di casa ti mangerà a te.
Ehi, hey, Yahawa Basham, Yahawa Shara Tazza, che mi mandi lo spirito per fare una lezione sul cannibalismo. Perché lo dico sempre, ma non l'ho ancora fatta. Devo mostrarvi che arriverà il cannibalismo, ok? Che tutta la gente che vi sembra civile oggi diventeranno delle maledette bestie. Bastano 48 ore. Mostreranno la loro vera natura, mostreranno. Ma bastano meno di 48 ore. 48 ore è stato abbastanza generoso. Ok. Per tuo vicino che ci saluta, ti voglio bene, che ti porta la marmellata, poi... Ti farà di te una marmellata. Questo è il libro di Luca, capitolo 11, versetto 49. Perciò ancora la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti. Ma che cosa c'è di più importante oggi al mondo, credete? Cosa c'è di più importante se non ricercare la sapienza dell'Altissimo? Ci hanno sempre riempito di stronzate, fin da quando siamo bambini. Ci hanno sempre riempito di cose inutili, del quale non abbiamo bisogno. Quando io mi ricordo, quando all'inizio iniziai a conoscere la verità, sai come siamo all'inizio, no? Vuoi parlare con altri di Dio, di cose relative a Dio. Ricordo che a un certo punto mi rispose questo amico mio, mi fa, sincero tra l'altro, questo amico mi fa: mi sai una cosa? Se mi chiedi di Messi e di Cristiano Ronaldo ti so dire un sacco di cose, ma di Dio non ti so dire davvero. Ma lo diceva con vergogna, lo diceva. Ed è la verità, questa gente, chiedigli oggi di sport, di cose, ti sanno dire morte, vita e miracoli dell'Inter, del Napoli o di giocatori, quello che sia, ma gli chiedi di Dio non ti sanno dire niente. Dai. Va avanti a dire. Perché sono queste l'ignoranza, queste sono le tenebre. È venuta la luce al mondo, come dice Giovanni capitolo 1. È venuta la luce al mondo, la conoscenza. Ma non l'hanno conosciuto. Ma non l'hanno conosciuto, anzi l'hanno rigettato. L'hanno rigettato. E che cosa credi che stiano facendo ancora oggi? Quando il Signore dice ma che... il Padre chiederà tutto questo da loro, perché è vendetta. Ok? Perché il Padre è come quando una ditta manda un suo rappresentante a venirti a fare un servizio e tu non gli apri la porta. La ditta ti manda un sollecito che devi pagare il trasporto che ha fatto quel messaggero là. Bravissimo. La stessa cosa, il Padre ha mandato sui suoi profeti. Questi profeti, alcuni sono stati uccisi, alcuni sono stati perseguitati, molti di loro sono stati ignorati. Ok? Il Padre chiederà la ricevuta di tutta questa roba qui, ed è quello che sto per leggere. Dice: perciò ancora la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli. Ed eccoci, non lo diciamo con presunzione, ok? Perché per essere profeti, non sia apostoli, ci sono molte sofferenze ci sono dietro, ok? Ci sono molti sacrifici. Non è che lo diciamo a dire: sono il profeta, eccomi qua, no. Lo diciamo perché... perché l'Altissimo ci ha provato. Più ti è dato, più ti viene più chiesto. Ti è richiesto. Che vi credete che è una vita facile quella lì di essere dei servi del Signore? Infatti ho ricevuto un commento dal fratello Maurizio l'altro giorno, perché si sente da tanti dei miei video che li faccio la sera quando torno dal lavoro, si sente la mia stanchezza e va bene, ok? Siamo sotto questa carne qui. E lui mi ha scritto un commento, mi fa: fratello Yarayala, quando sei stanco, riposati, puoi neanche non fare video tipo. Purtroppo vorrei riposarmi, ma non riesco a riposarmi se non lo faccio. Questo se voglio proprio riposarmi, lo devo fare. Che ne sa la gente che abbiamo uno... che l'Altissimo pone un fuoco dentro di noi, che se non facciamo questo non ci sentiamo bene. Assolutamente. No, non ti riposi. Che essere servi profeti del Signore significa essere... al settimo cielo della giostra. Siamo al settimo cielo quando leggiamo di profezie, quando leggiamo della promessa, quando siamo al settimo cielo in questo momento, ok? In questo momento sono al settimo cielo, ma quando sono a casa, che è un nuovo giorno e devo dare da mangiare alle pecore, ok? Devo dare da mangiare alle pecore del Signore, e in quel momento le preoccupazioni vengono. In quel momento siccome siamo in questa carne maledetta, non siamo proprio al 100%. In quel momento, ok, lo spirito mi inizia a bruciare dentro, a dire: che cosa gli diamo da mangiare? Perché prima di dare da mangiare ti devi mettere a cucinare, ok? E quando ti metti a cucinare, significa ti metti a leggere le scritture, a prendere appunti, preghi il Padre che ti invii lo spirito affinché puoi fare qualcosa. O comunque tutti i sacrifici che ci hanno portato qua. Perché non vi pensate che prima di venire qua e dire vicino alla nostra gente togli la pagliuzza dall'occhio, abbiamo dovuto togliere la fottuta trave che avevamo nel nostro. Ed era una cazzo di trave gigante, ok? Ad esempio quella del fumo. Che ci ho messo 5 mesi per togliermi, per il Padre mi ha dato la forza di togliermela questa trave qua. Quindi rileggi. Allora dice: perciò ancora la sapienza di Dio ha detto:
io manderò loro dei profeti e degli apostoli. Quindi eccoli qua i profeti di Dio, ok? E siamo qua per avvertirvi, per dire che se non vi ravvedete, se non vi pentite, se non vi ravvedete, giudizio, morte e distruzione viene su di voi. E questa cosa qua del ravvedersi non è una cosa che si fa una volta sola. Non è che dice ogni ok, giorno, mi ravvedo, vado nella chiesa, mi faccio fare lo shampoo dal prete, ehi, sono battezzato, sono ravveduto e via. No, il ravvedimento è una cosa che avviene ogni giorno, vale per noi. Noi ogni giorno cerchiamo di ravvedere, ogni giorno cerchiamo di offendere meno l'Altissimo. Ogni giorno Paolo dice di esaminarsi se siamo nella fede, ok? È un ravvedimento che avviene ogni giorno. E questo è un'illusione che portano i cristiani. Sono salvato, sono salvo, ho fede. Tutto in bocca, ok? In cui tornerò anche lì. E dice, ed essi ne uccidono. E ci sta dando delle istruzioni qui il Signore. Sta dicendo, io vi manderò apostoli, vi manderò profeti. Se non siamo noi, chi sono? Mi dite chi sono? Siamo consapevoli che siamo nella fase conclusiva, siamo alla fine di questo maledetto, di questi maledetti tempi, di questo maledetto mondo. Lo siamo o non lo siamo? Lo siamo. Anche la gente che non crede lo sa che siamo vicini alla fine. Quindi l'Altissimo ci dice che avrebbe mandato i profeti. Se non siamo noi, dove sono? Dove sono questi profeti? Ok? Per questo io non ho avuto dubbi quando attraverso lo Spirito ho guardato per la prima volta gli anziani, gli apostoli e i servi di Dio della GMS, della Great New Stone, in luoghi diversi del mondo, senza essersi mai parlati, ma essere qui con lo stesso Spirito, con lo stesso entusiasmo a dire alla nostra gente, ravvedetevi, tornate in voi stessi, cazzo, tornate in voi stessi, siete israeliti dispersi in mezzo a queste fottute nazioni maledette, queste nazioni pagane che vi fanno andare dietro ai loro idoli pagani, vi fanno mangiare il loro cibo contaminato e vi fanno comportare alla maniera loro, in questa maniera sbagliata. Venite fuori da questo, ok? Perché l'Altissimo sta per venire a giudicare questo, a venire a portare un giudizio. La gente conoscerà davvero l'Altissimo quando vedrà tornare suo figlio con l'esercito celeste a portare giudizio su questa terra qua. E quando arriva quel giorno, noi non vogliamo essere dalla parte di quelli che vengono distrutti. Vogliamo essere dalla parte di quelli che vengono salvati. Questa è la nostra speranza. Allora, prendo di nuovo così per... E questo siamo qui. L'Altissimo ha parlato chiaro, ha detto vicino al profeta Ezechiele, fa tu figlio mio, figlio d'uomo, hai ascoltato la mia parola, va, parla alla casa di Israele. Abbiamo questa responsabilità noi. Questo è lo spirito e il fuoco che abbiamo dentro, che abbiamo ascoltato la parola del Signore. Il Signore ci ha aperto la mente, ci ha fatto conoscere le profezie. Abbiamo una responsabilità di dire a questa gente, che ci ascoltino o che non ci ascoltino, come stanno le cose. Ok? Esattamente. Andando avanti dice, perciò ancora la sapienza... Non siamo qui per salvarvi. Noi non siamo qui per salvarvi. Il nostro compito è portare il messaggio. Questo siamo stati chiamati a fare, perché noi non siamo il Messia, io non sono il Salvatore. Salva nessuno. Ok? Io non posso salvare nessuno. Noi siamo stati chiamati a portare il messaggio, non a salvare la gente. Ok? Noi portiamo il messaggio, noi seminiamo. Poi è il Padre che attraverso la sua parola fa portare frutti. È quello che ci è richiesto. Il Messia Yahawashai, ma quando leggete le parabole, provate a prestare attenzione. La Bibbia non va letta come un libro di favola che la leggi senza, come se stessi leggendo la favola di Cenerento. O un romanzo, o un libro di storia, no. La Bibbia è un libro profondo, va pesata ogni parola nella Bibbia, ok? E quando il Signore racconta una parabola, in questa parabola ti dice che ha dato dei talenti a chi uno, a chi due, a chi cinque, sappiate che tutti quanti voi avete ricevuto un talento. Adesso vedete che cosa, a che punto siete. Pregate l'Altissimo che vi faccia fare altri talenti. Pregate che vi faccia fare frutti. Perché quando torna il Messia, se non vi trova come lui ha dato la sua vita per darci le istruzioni a dire quando torno, fatevi trovare così, troverò fede sulla terra e la fede è accompagnata dalle opere. Quando torna il Messia, se non vi fate trovare come lui richiede, fine. Infatti, Yahawashai... Fine dei giochi. Yahawashai aveva fame ed è andato vicino a un albero di fichi. E quell'albero non ha prodotto un frutto. Wow. Cosa ha fatto Yahawashai? Lo ha benedetto? Wow! Yahawashai ha maledetto l'albero e il giorno dopo subito quell'albero è diventato secco, morto. E Pietro gli domanda, Signore, fa... Perché hai seccato quest'albero? Fa, se non mi porta frutti, a che mi serve? A che mi serve? A che gli servi? Vi fate la domanda a voi. E pensa che noi siamo degli alberi. Il libro di Ezechiele ce lo dice. Sì. Gli alberi nell'Eden, che erano? Delle persone. Erano delle persone, sì. Se questo albero non porta frutti buoni, cioè... Gli alberi nella Bibbia sono usati come metafora per gli uomini.
Vabbè, continua, dice se non possono frutti buoni. Se tu hai un albero a casa tua. Se tu hai un giardino, bravo, hai un giardino, hai una campagna. Se tu hai una campagna e questi alberi, e un albero non ti fa frutti. Non ti fa niente, è solo lì a occuparti spazio. A occuparti spazio e magari a ciucciarti il nutrimento per gli altri alberi vicini. Lo tagli e tu. Perché poi cosa accade? Inizia anche a contaminare gli altri. A contaminare altri, sì. Io per esempio, che non è di mia proprietà, però comunque diciamo di famiglia, ok? Abbiamo una piccola campagna dove ci sono degli alberi di mele. E l'albero di mele marcio che non sta dando frutti, che anzi è malato, tagliato. Quindi riflettiamo su questa cosa qua. Noi abbiamo bisogno di essere trovati, di portare frutti. Dobbiamo avere il timore se non portiamo frutti. Infatti questa è la mia preghiera. La mia preghiera, per esempio, è divisa in ringraziamenti principalmente, perché l'Apostolo Paolo dice abbondate nei ringraziamenti. Quindi la mia preghiera inizia con i ringraziamenti. Per ringraziamenti tu. Perché davvero potrebbe andare male, potrebbe andare peggio. Devi sapere che in qualunque situazione ti trovi, quanto male può sembrare, c'è qualcuno che è nella situazione ancora più merdosa della tua. La mattina ti apri gli occhi, vedi, ti alzi, muovi le gambe, vai in bagno senza sentire dolore, senza avere nessun problema al culo di emorroidi o a altri tipi di danni. Hai un tetto, hai del cibo, hai dei vestiti. Questi sono i ringraziamenti. Chi è che ringrazia oggi per queste cose? La gente anzi si sveglia la mattina e si lamenta solo la gente. Si sanno solo lamentare la gente. Chi ringrazia per le cose scontate? Ma che vi è dovuto, vi è scontato che l'Altissimo vi dia la salute? O vi dia queste facce da cazzo con il quale ci guardano a dire questi qua sono pazzi? Vediamo poi chi saranno i pazzi quando arriverà il giorno, ok? Che l'Altissimo verrà a portare giudizio, morte e distruzione. È là quando in Proverbi capitolo 1 il Signore dice: siccome ho steso la mia mano, anzi lo voglio leggere. Lo prendiamo appena. Siccome ho steso la mia mano e non mi avete ascoltato, fa io mi riderò di voi. Ok? Se avete significa che l'Altissimo riderà di voi. Ma attraverso chi? Attraverso i suoi servi, i profeti. Infatti, questo precetto proprio lo collega e poi andiamo a prendere. E non vediamo l'ora di ridere di questa gente qua, ok? Non vediamo l'ora di ridere di chi si è deriso. Perché alla fine non vi deridete di noi. Alla fine vi deridete di chi noi stiamo rappresentando. Perché noi veniamo a rappresentare il nostro Dio, ok? Quindi quando ridi me stai ridendo del mio Dio. E il mio Dio è il creatore dei cieli e della terra. Yahweh okay? Dice che se vi hanno odiato non odiano me. Non odiano voi, odiano me che sono dentro di voi. Ok? Perché? Perché come abbiamo letto, il Signore cosa fa? Ha mandato dei profeti. Suo figlio cosa ha fatto? Ha mandato i discepoli, gli apostoli a dire va, andate. Questo è, qua siamo. Qua siamo, non è finita a 2000 anni fa. Qua siamo. Attraverso le profezie, questa, come ho detto prima, questo qua è un segnale, è un presagio del giudizio del Padre. Quando vedete, questo qua deve dare timore alla gente, a dire chi sono questi. Siamo qui nel nome di Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, ad avvertirvi che il vostro fottuto mondo sta per finire. Andando avanti, libro di Luca 11:49, perciò ancora la sapienza di Dio ha detto, io manderò loro dei profeti e degli apostoli, ed essi ne uccideranno gli uni. E perché li uccidevano? Perché li uccidevano? Perché dicevano, guardate, il mondo sta per finire. Ravvedete che questo bellissimo mondo nel quale stiamo vivendo sta per finire, per favore, ravvedetevi, no! Venivano a parlare in maniera dura perché c'avevano proprio le palle piene a un certo punto, ok? Perché poi la nostra gente sono i più testardi, cavolo. I figli di Israele vengono descritti con gente dal collo duro. Infatti la maggior parte di quelli che ignorano alla fine sono quelli delle altre nazioni. Anzi, dire la verità, quelli più incuriositi sono quelli delle altre nazioni, ok? Che guardano e... Mentre la nostra gente o ci ignora o ci guarda male. Però noi dobbiamo pensare che noi oggi stiamo profetizzando in un mondo spiritualmente pari a zero. Zero è questo mondo spirituale. La gente gliene frega niente di chi sta predicando la Bibbia. Anzi, dice, ma chi sono questi due impazziti, hanno la Bibbia in mano, due palle, no? Ok? Questo invece ai tempi gli apostoli, i servi del Signore venivano uccisi perché ai tempi la spiritualità era un altro livello. Quindi quando la gente andava a predicare, la gente prestava anche attenzione a dire fammi sentire che cosa stai dicendo perché loro credevano. A oggi la gente non crede, veramente. Abbiamo miliardi e miliardi di cristiani nel mondo, ma con i fatti dimostrano di non credere. Ho un precetto per te. Anzi, dimostrano di credere più quelli che credono nella mucca, ok? Che sono lì che si muoiono di fame e non se la mangiano quella maledetta mucca.
dimostrano di credere di più i musulmani. Ho un precetto per te. Questo è il libro di Amos, capitolo 5, versetto 10. Essi odiano chi li ammonisce e detestano chi parla con rettitudine. Questo è quello che in passato ha causato la morte di Stefano, ad esempio, ok? Perché? Perché c'era un confronto. Qua veramente, se ci pensiamo, Yarayala, noi, a differenza dei tempi, magari è anche più facile da quel punto di vista. Però tu lo vedi come appena finisci in una città di Jake, come Napoli, come è capitato, trovi chi si infiamma comunque. Eh sì. Trovi chi si infiamma. Pensate come quella... Hanno zelo, ma non zelo, sì. Zelo con conoscenza. Jake ha uno zelo in qualunque cosa che fa, che crede, lo fa, va in fondo. Come quel tizio che abbiamo preso a Napoli. Eh sì. Lui aveva una buona conoscenza su quello che su quanto fa cagare il Vaticano e il sistema della Chiesa. E poi cosa mi fa? Mi fai gloria a Gesù Cristo? Ma allora non hai capito niente proprio, sei zero e zero. Anzi, però comunque lui si è acceso. E questo, quello là, è niente in confronto a quello che accadeva agli apostoli e ai discepoli. Ok? Quando insegnavano e portavano la verità. Anche perché gli uomini di questa età sono diversi dagli uomini di quei tempi. Gli uomini di quei tempi erano più duri, erano più uomini. Ormai oggi abbiamo uomini effeminati. Anche se ci ascoltano, non gli va bene quello che stiamo dicendo. Non hanno le palle di venirci a fare niente. Pensate quanto, a che livello di satanismo, come lo chiamo, a che livello di malvagità è arrivato questo mondo, che la gente non si interessa a cose spirituali, non si interessa al creatore. È incredibile pensare. Lo dice il libro di Primo Timoteo, che arriveranno i tempi che questi non daranno più retta a cose spirituali, andranno dietro a favole. Ok, andando avanti, dice: ed essi ne uccideranno gli uni e ne perseguiteranno gli altri, a ciò che si è ridomandato al massimo questo abbiamo, essere perseguitati, essere molestati. Arriva anche l'uccisione fisica. Sì, siamo perseguitati, molestati a casa nostra, dalle nostre mogli, i nostri figli, i nostri genitori, conoscenti. All'inizio, quando tu vuoi camminare, anche se non vuoi rompere le palle a nessuno, dici voglio rimanere nel mio, lasciami camminare secondo le leggi del mio Dio, lasciami camminare secondo il mio credo, fammi servire il mio Dio. Comunque ti vogliono rompere le palle, i tuoi fratelli, sorelle, genitori, in qualsiasi modo cercano di romperti le palle. Anche se però, come poi ha detto il fratello Yarayala, non ci dimentichiamo che quando arrivano i momenti della grande tribolazione, così come sono stati perseguitati mentalmente quelli che fino a qualche anno fa, durante la pandemia mondiale, non volevano prendere il cazzo di veleno, no? Siamo stati etichettati dalla società come egoisti, come complottisti, come cospirazionisti, praticamente eravamo folli, eravamo visti proprio esclusi dalla società praticamente. E questo qua non è nulla in confronto a quello che sta per arrivare, cioè quando verrà quando ci sarà il decreto obbligatorio del marchio della bestia, cioè il microchip. La gente che non prenderà il microchip saranno visti come dei criminali, saranno visti come dei fuorilegge, saranno visti. Scusami, se state prestando attenzione, Trump ha fatto un discorso neanche da tanto e lui sta chiedendo ma affinché a parte che lo hanno già approvato qualche anno fa, di portare di nuovo la ghigliottina, ok? Questo perché dice che quando c'è la pena in America c'è la pena di morte, no? Infatti, al posto di ammazzarlo facendogli l'iniezione e quindi perdere gli organi, fa: se noi inseriamo la ghigliottina, fa, almeno gli organi di quello là che è stato condannato alla pena di morte possono essere usati. Per questo probabilmente entrerà anche questa ghigliottina, perché in Apocalisse si legge che ci saranno gente decapitata per il nome del Dio vivente. Questo è Apocalisse capitolo 20 versetto 4. Poi vidi dei troni e quelli che si misero seduti fu dato di giudicare, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Yahweh Shai. Adesso sappiamo che di tutti gli apostoli solo Paolo è stato decapitato, quindi non sta parlando del passato, no? Se no solo Paolo si trova lì. Certo che no, ok? E comunque questo periodo in cui stiamo leggendo qui dall'Apocalisse è un periodo in cui
l'ultimo a morire tra tutti loro è stato l'Apostolo Giovanni, che sta scrivendo questo libro qui. Tutti gli altri erano morti già quando scriveva questo qui, ok? Sì. Eh no, perché poi se leggi dice, poi vidi dei troni, guarda quanto è spirituale questo. Prendi Baba Kashak, Matteo capitolo 19, al versetto 30, dove Yahawash dice, voi sarete seduti su 12 troni, ciao. Bene. Dove dice vicino a Pietro 19:30. Sì, dove dice vicino a Pietro voi sarete seduti su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Non mi ricordavo il nome. La ragazza? Sì. Dove l'hai conosciuto? 19:30, questo è il libro di Matteo, capitolo 19, versetto 30, che dice: no, Matteo, capitolo 19, lo prendo subito. Ah, sì. Da versetto 20, 27. Dice, allora Pietro rispondendo gli disse, ecco, noi abbiamo abbandonato ogni cosa e ti abbiamo seguito, che ne avremo dunque? E Yahawashai disse loro, io vi dico in verità che nella nuova creazione, vai, quando il figliuol d'uomo sederà sopra il trono della sua gloria, okay, quando Yahawashai sederà sul trono, prenderà il potere di questo governo, di questo regno, vai, voi ancora che mi avete seguito sederete sopra 12 troni giudicando le 12 tribù di Israele. Sta parlando agli apostoli, no? Qua i 12 apostoli sederanno su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Apocalisse 20:4. Poi vidi dei troni e quelli che vi si misero seduti fu dato di giudicare. Quindi sicuramente ci saranno i 12 apostoli qua, no? Però sappiamo che dei 12 apostoli nessuno è stato decapitato. E dice, e vidi le anime di quelli che erano stati decapitati per la testimonianza di Yahawashai. Qui sta parlando dei santi, dei no, sta parlando tempi, che gli apostoli sono tornati. Sì, gli apostoli sono ancora qui, sì. Assolutamente. Ok, perché la scrittura dice a Giovanni che alla fine tornerai. Ok? Apocalisse 10:11. Poi mi fu detto, è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. E vuol dire che Giovanni è ancora qui e lui sta profetizzando davanti a molti popoli, perché davanti alla rete internet arriva a molti popoli. I re, i padroni, come i presidenti, hanno eserciti speciali che stanno guardando i nostri video, questo lo sappiamo. Stanno esaminando tutto e cercando modi di metterci dentro e quelle robe, sappiamo questo, ok? Quindi vediamo anche per l'ennesima volta. È forte vedere come questa profezia si sta per adempiere, perché il fatto che probabilmente sarà il prossimo presidente Nerone, a chi è paragonato, chi sarà la reincarnazione di Nerone, Trump? Sta per fare una legge della ghigliottina? Siamo qui, siamo ad Apocalisse, noi stiamo vivendo l'Apocalisse, ok? Siamo nella fase finale, siamo. Ora tornando al libro di Luca, per completare, libro di Luca 11:50 dice, a ciò che sia ridomandata a questa generazione il sangue di tutti i profeti che è stato sparso fin dalla fondazione del mondo, del sangue di Abele. E rileggi Baba Kashak. Allora dice, leggo da 49, perciò ancora la sapienza di Dio ha detto, io manderò loro dei profeti e degli apostoli ed essi ne uccideranno gli uni e ne perseguiteranno gli altri, a ciò che sia ridomandato a la sapienza di Dio. La sapienza di Dio ha detto che manderò profeti e apostoli. E questa sapienza, scusami, è davvero misericordia, ok? È misericordia. Il padre, qualcuno... E in questo mondo qui la gente non ti rivela niente. Vai al lavoro e ci sono certe cose che il tuo collega te lo copre perché non vuole che tu lo impari. Tu impari davvero bene da uno che ti vuole bene, ok? E il padre, per l'ennesima volta, come ha sempre fatto, come una gallina prende i suoi piccoli, il padre ha sempre radunato il suo popolo facendogli vedere l'atto di amore più grande, dandogli persone che ha messo lo spirito di sacrificio affinché possa pascerli di nuovo e farli tornare. Quindi questo è amore, dandovi la sapienza e amore.
ok? E non c'è un amore più grande di questo, davvero? Non c'è amore più grande, come dice il Signore, di colui che dà la sua vita per te. E il Signore, oltre a darla proprio fisica alla vita, ha dato proprio il suo tempo, ok? Perché dare la tua vita significa impegnare il tuo tempo. Che, ditemi che senso ha se faccio tutta la mia vita agli affari miei e poi do la mia vita. Cioè, anzi, è più importante se tu occupi il tuo tempo per le pecore. Lì stai dando la tua vita per le pecore, praticamente. Assolutamente. Okay. Andando avanti, dice... Per questo, piuttosto che stare 3 ore a guardarsi il Giro d'Italia, stai magari mezz'ora a guardarti il Giro d'Italia. E pensa prima a portare il messaggio di Dio. Oppure anche, fallo prima e poi guardati 3 ore. Finché vuoi sì. Guardarti. Dice, ed essi ne uccideranno gli uni e ne perseguiteranno gli altri, a ciò che sia ridomandato a questa generazione, sia ridomandata questa generazione, l'incarnazione, ok? Di cosa? Il sangue di tutti i profeti. Se vai tipo all'origine della parola generazione, ti parla del genere umano. Genere. Cioè questa generazione, tu puoi pensare questa generazione con questa carne qua, ok? Parlando del popolo di Israele, il popolo di Israele nel regno non avrà questi corpi qua, ok? Quindi quando si parla di generazione, si parla proprio di questo genere umano. Il genere, sì. Allora dice, a ciò che sia ridomandato a questa generazione. Che nel regno noi avremo nuovi corpi, nel regno saremo esseri divini, saremo dei dei, ok? Nel regno avremo corpi celesti, quindi non saremo di questa generazione, non saremo di questo genere umano qui. Le altre nazioni sì, ma noi no. Dice, a ciò che sia ridomandato a questa generazione il sangue di tutti i profeti che è stato sparso fin dalla fondazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso tra l'altare e il tempio, certo, io vi dico che sarà ridomandata a questa generazione. E se ci pensiamo, il potere non è cambiato a livello mondiale, perché questo sangue che sarà domandato a questa generazione, a coloro che oggi governano, ok, anche il mondo, non è stato ancora domandato, perché sono ancora loro al governo, gli Edomiti sono ancora al governo, quindi ancora non gli è stato domandato questo sangue. Per questo noi comprendiamo che queste parole sono futuristiche, ok? Non erano attuali in quel momento. E Yahweh Shai dice che coloro che mi hanno trafisso mi vedranno. Apocalisse 1:7, che quando il Signore viene, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Facendoci comprendere che coloro che l'hanno trafitto a oggi sono reincarnati qui. Ci troviamo qui. Sì, a proposito di reincarnazione che ti raccontavo del sogno che ho fatto. Cosa era? Ah, te lo racconto dopo. Sai che ho sognato quel rimbambito di... No, sì, vabbè, mi lo... Ma secondo me era un bel sogno, Ma ti dico la verità, che quel sogno che ho fatto... Guarda, no, non l'ho mai sognato, però ho sognato quell'animale di lattanzio, no? Quella bestia lì. E mai sognato in tanti anni, pensare che a volte la gente dice, ah, tu sogni quello che pensi, e pensa, no, ce l'abbiamo avuto tra le palle per parecchio tempo, ce l'abbiamo avuto. E non l'hai mai sognato. E non l'ho mai sognato. L'ho sognato qualche sera fa, qualche notte fa, e ho sognato che si nascondeva in casa mia. Che si nascondeva in casa mia sotto delle coperte. E che io lo trovo, dico, che ci fai qua? Ci vai via, esci da casa mia. Lui mi implorava di rimanere lì in casa. E c'era tutto questo volto trascurato, come un barbone, era tutto dimagrito, lo vedevi proprio sofferente. E dicevo, vai via. Lui fa, no, per favore, non fammi andare via. Dicevo, esci da casa mia. Lui fa, no, dai, per favore, mi comporto bene. Ho detto, no, sei un bugiardo perché dici sempre che non... Che la smetti di dire le tue stronzate e poi continui a dire le tue stronzate. Come infatti sta continuando a fare, le fa meno... meno comunque, però le sta continuando a fare e gli faccio sei un bugiardo. E poi è arrivata una donna al quale lui voleva insegnare, e questa donna si parlava di reincarnazione, e gli faccio, ma tu credi alla reincarnazione? E lui fa, sì, non lo so, forse sì, forse no. Faccio, vedi che sei un uomo instabile. E lì in questo sogno mi è piaciuto, perché tipo mi sono sentito lo spirito che è venuto su di me, e gli faccio vicino a lui, gli faccio, ma vedi che sei un uomo instabile. Dice Giacomo capitolo 1, dice che un uomo instabile non pensi di ricevere, non può ricevere nulla da Dio. Quindi come tu puoi credere, come tu puoi insegnare un nome, come tu puoi insegnare una dottrina quando sei un uomo instabile? Sei un uomo instabile e quindi non puoi ricevere nulla dall'Altissimo. Se non la menzogna, che è quella che sta continuando a portare.
ma comunque noi l'abbiamo denunciato, l'abbiamo smascherato. Se Dio vuole faccio un altro video per fargli per dire che è un pagliaccio alla fine. Sì, sì, quando, okay? Quando è solo un pagliaccio. Sarà addosso. È solo un pagliaccio. Lo faremo in vista. Allora, adesso se guardi il suo video, perché sono andato sul suo canale settimana scorsa, qualche giorno fa, ok? E lui iniziando adesso sta copiando come stiamo facendo noi. Okay. Ha cambiato come inizia, adesso sta usando come, come sempre, diamo tutte le lodi, lui sta copiando tutto di nuovo, ma va bene dai. Come dice la scrittura, sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, affinché la gente sappia la differenza tra qual è tra il bene e il male, e questa è una cosa importante che dovete fare. Il padre, okay? L'ha smascherato davvero, il padre ha fatto vedere proprio cose terribili, e lui non può venirci contro adesso, non può più dire niente su riguardo nostro, ok? Infatti sta attento a cosa insegna e cosa non dice, va bene. Sì, comunque è uno strumento del lato sinistro per ingannare la gente, questo l'abbiamo capito. Che volevo dire? Cioè, io volevo dire? Non so, mi è sfuggito. Ok, ho un precetto. Se no andiamo al libro di coso che avevamo tirato fuori, il libro di Proverbi. Sì. Proverbi 1. Can, fai Proverbi 1 e 20. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 20, che dice: la saggezza grida per le vie. Non grida nell'edificio, per le vie. E non grida solo dietro il computer, chiuso in un posto, no. Grida per le vie. Ok, sì. Questo è, la saggezza grida per le vie. Vai ancora. Dice, fa udire la sua voce per le piazze. Eccoci dove siamo, ok? Siamo per le piazze, per le vie, siamo per le strade. Questo in accordo, non è che noi abbiamo letto questo, fai, dobbiamo andare per le vie, per le piazze, no. Era attraverso, l'abbiamo scoperto dopo. Dopo. Sapevamo che dovevamo andare a testimoniare del Signore. E ci siamo trovati per le vie, per le piazze e per le strade, seguendo l'esempio dei servi del Signore, degli apostoli, degli anziani, dei profeti del Signore. Perché non grida in un edificio fatto da mano d'uomo, come ha detto il fratello, non grida a casa tua dietro il computer, ok? Ma grida per le vie. E questo è un chiaro indizio. Noi dobbiamo prendere queste cose come indizi. Ok, il Signore ci dice che i suoi profeti, i suoi servi, dove faranno udire la sapienza, la conoscenza, la vera scienza, la conoscenza del bene e del male? Per le vie, per le piazze. E io ripeto che qua, a parte noi, ma non dico solo qua, dico nel mondo, non vedo nessun altro, ok? Non vedo qualcun altro. Ripeto, vediamo i testimoni di Geova fermi come i bidolini dell'immondizia lì in giacca e cravatta, che sembrano che stanno andando al ricevimento, si stanno preparando al loro funerale praticamente, vestiti così. Oppure che non ti insegna niente, gli evangelisti che vanno in giro, ti danno il bigliettino da visita. Cazzo è il bigliettino da visita? Cioè, gli apostoli andavano a dare bigliettini da visita in giro, ma ci rendiamo conto? Andavano a chiamare la gente in questa grande cena del Padre, ok? E qua abbiamo gli indizi di come l'Altissimo, di come si comportano i servi dell'Altissimo, e quindi possiamo riconoscere qual è la bocca dell'Altissimo, perché alla fine i profeti sono la bocca dell'Altissimo. Allora, dice, negli incroci affollati e si chiama all'ingresso delle porte in città, pronunziai i suoi discorsi. E si chiama, infatti molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. Com'è che chiama il Signore? Non è che ti chiama che dall'alto e ti parla a te stesso, ok? Non è che ti dice, ehi Gianluca, ehi Pasqualina, sono Dio, torna a me. Non è che sei Mosè, ok? No, ma sai, tanta gente, davvero, non conoscendo il padre, Yahweh Hashem Yahushai, aspetta queste cose qui. Sì. E poi dopo si trovano, dopo aver fumato qualche canna, e cominciano a sentire voci, lo chiamano voce di Dio. Sì, come? Infatti, quando a volte nei commenti vengono quelli e dicono, io ho contatti diretti con gli angeli, io parlo con gli angeli. Amico, tu hai i demoni, no. Ti serve un esorcista, cazzo. Ok? E soprattutto le donne tirano fuori queste cose qua. Oh, man.
senti l'altro che fuma la canna e dice: ah, siamo già rapiti. Quello già rapito, quell'altro. Okay? Ho sentito la voce di Dio. Sì, tra l'altro. Okay. Ma quella, sai, i soggetti come quelli sono soggetti che vogliono fare tipo come Biglino, quei soggetti, sì, che vogliono alla fine diventare famosi, capito? Da quel punto di vista là. Infatti poi tu come li riconosci quando ti iniziano a chiedere questi? Quando ti iniziano a chiedere soldi, tu già puoi riconoscere che ecco un altro mammona qui, ecco un altro seguace di mammona. Poi ci avete mai visti chiedere un centesimo a qualcuno? Certo che no, ok? Perché Tawada Yahawa Basham Yahawa Shai non ci manca niente. Come dicono le scritture, abbiamo imparato, vai, a vivere nella ricchezza, vai, e nella povertà. Vai a insegnare e non preoccuparti di cosa avrai, ok? Non prendere due mantelli, non prendere due cambi, non prendere due scarpe. Non vai, chiedere nulla. Vai a predicare, il padre ti darà quello che hai bisogno. E questo è un altro indizio che abbiamo, ok? Questo è un super indizio che abbiamo. Voi quando vedete che qualcuno dice che vi porta la parola di Dio, vedete se vi chiedono soldi, ok? Perché una volta mi ricordo che un conoscente mi disse vicino a me, fa, guarda che quelli là tipo Radio Blast sì, sono, sì, sì, sono una radio cristiana, però sono fuori dalla chiesa, loro sono cristiani, che poi ci invitarono anche questi qua, fa quelli, dicono cose giuste, dicono la verità, fanno così. Io sono andato a vedere il sito e in alto a destra c'è in inglese, in tedesco, in spagnolo, in italiano c'è scritto donazioni. E già gli ho detto, ok, prendi questo e buttalo nel cesso, perché quello che il Signore ci ha chiesto di gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, non dobbiamo richiedere niente. Ma okay? Adesso non stiamo dicendo che è una brutta cosa fare offerte o robe varie, no. Chi vuole fare delle offerte può farle, ma non li stiamo chiedendo noi. Sì, ma come, tra l'altro, pensandoci noi attraverso lo spirito, non vedrete mai il nostro sito con scritto donazioni o chissà cosa. Sì, bravissimo. Volevi dire qualcosa? No, vai avanti. Il nostro spirito. Versetto 22, Proverbi 1, 22 dice: fino a quando stolti amerete la stoltezza. Abbiamo parlato prima quando il Signore dice veramente il mio popolo è stolto. E qua dice: fino a quando stolti amerete la stoltezza? Fino a quando amerete, praticherete quello che non serve a nulla praticamente? La stoltezza, tutte queste filosofie vane, questi credi vani, intrattenimenti. Fino a quando amerete queste stoltezze, queste stupidaggini, ok? C'è gente che vive come forse non vive, che non ha capito ancora un bel tubo di come funziona il mondo. Okay. E mo là qua leggiamo un termine storto, che oggi se diciamo storto, siccome è un termine antico, non solo offensivo, ma ai tempi era offensivo. Quindi qua il Signore stavo dicendo rincoglioniti, rimbambiti, fino a quando amerete questa situazione di deficienza. Ok? Applausiamo, vai. Ehi, ecco, storti fino a quando amerete. La stoltezza, se tu vai lì adesso a dirgli sta per finire questo regno qui, non si applauderanno mica così. Sta per tornare il Messia. Fanno buuuu. Dai, avanti. Dice: fino a quando stolti amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno giusto a schernire? Dice: fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire e i stolti avranno in odio la scienza? Loro odiano la scienza. E non c'è bisogno di dire odio la scienza, lo stanno dimostrando con i fatti. Qui c'è la scienza, qui c'è la conoscenza. E com'è che dimostri odio? Non applicandoti. Ok? È meglio, chiuderemo tra poco perché c'è l'elicottero qui, mi sa che arriva qui, è fermo. Vabbè, hai capito? Alla fine la gente può dire di amare Dio, ma poi con le loro azioni non lo dimostra. O la gente può dire di odiare, oppure può dire di non odiare la scienza, poi con le azioni lo stanno dimostrando, perché qui abbiamo la Bibbia in mano. E se la gente non si interessa alla Bibbia, scienza, se la gente dice che le leggi delle scritture sono vecchie, non vanno bene per questa società, lo odiano. E non c'è una via di mezzo, perché il Signore dice: o sei con me o sei contro di me. O raccogli o disperdi, o sei bianco o sei nero, ok? O sei freddo o sei caldo. Perché se sei tiepido ti vomiterà dalla sua bocca.
quindi andando avanti, dice: volgete ad ascoltare la mia riprensione, ecco, io farò scorgere su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. Ok? Questa verità è un continuo riprensione che ti riprende, ti corregge. Ok? E non è facile accettare delle riprensioni, che a nessuno è mai stato facile accettare delle riprensioni. Le riprensioni hanno un sapore un po', ma manda giù quel sapore, si chiama orgoglio, ok? E dice: volgete ad ascoltare la mia riprensione, e queste riprensioni vengono attraverso i profeti dell'Altissimo. Ecco perché i profeti dell'Altissimo non vi verranno mai ad abbracciarvi, a parlare in maniera dolce o chissà cosa, no, vi riprenderanno, ok? E questa è la voce dell'Altissimo. Ma non siamo nemmeno noi che vi riprendiamo, noi vi portiamo solo il messaggio, è la Bibbia che vi riprende. Per questo la Bibbia dice: un libro di gemmi, di lamenti e guai. Assolutamente. Per questo la gente vuole solo il Nuovo Testamento. E anche nel Nuovo Testamento ci sono delle riprensioni, perché sì, come dice la secondo Timoteo 3:16, anzi lo prendo velocemente. Ah, per correzioni, per riprensione, sì. Questo è secondo Timoteo 3:16. Ogni scrittura è ispirata da Dio, quindi non siamo noi che parliamo, è l'Altissimo che parla, dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Quindi non siamo noi che vi riprendiamo, non siamo noi che educhiamo alla giustizia, non siamo noi che... non è una cosa personale tra noi e voi, ok? Noi, come ho detto prima, siamo dei messaggeri, siamo degli strumenti per i quali abbiamo pregato di essere degli strumenti. Perché quando è venuta questa verità a noi, ho detto: fa sì che questa verità possa portare frutti. E i primi frutti sono il tuo comportamento. E una volta che inizi a camminare tu nella maniera corretta, puoi insegnare agli altri a camminare in maniera corretta. Per questo non è che se vi offendete, non è che vi offendete con noi, vi offendete con la parola dell'Altissimo. Ma noi siamo tranquilli, perché poi alla fine gli eletti non si offenderanno. Quelli che si offenderanno non significa che non sono gli eletti. Assolutamente. Okay? E dice: io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole. E questo è. Signore ci ha presi e ci sta utilizzando affinché vi sta portando il messaggio. Ma che vi pensate, che Geremia era bravo Geremia? Isaia era bravo Isaia? Quando noi leggiamo Isaia e Geremia, che il Signore gli dice: fin dal grembo materno, prima che venisti al mondo, avevo predestinato quello che dovevi fare e dire, come dovevi nascere e come dovevi morire praticamente. Pensate che sono bravi loro che si trovano lì? Bravo Geremia, bravo Isaia. Ehi, kalala Yahawa Basham Yahawa Shai, per lo spirito forte, per aver creato uno spirito potente in Geremia e in Isaia, ok? E in Elia, che poi è in Giovanni, e così via, ok? Per aver creato il suo figlio prima di tutto, affinché attraverso suo figlio, per mezzo di suo figlio, venissimo tutti quanti noi, prima di tutto gli eletti. E siamo qui ad imparare la verità della Bibbia, a conoscere qual è il bene e qual è il male. Siamo cresciuti in un mondo di menzogne, in un mondo il contrario, questo mondo. Questo mondo è il contrario. Ci hanno insegnato un sacco di cose sbagliate. E adesso il Signore, naturalmente, siccome ci hanno insegnato tante cose sbagliate, siamo cresciuti in maniera sbagliata. Per ritornare giusti devi essere ripreso, devi essere corretto. E questa correzione non fa piacere alla gente, non faceva piacere nemmeno a noi, anzi è sofferenza, fa soffrire mentalmente e fisicamente. Però è quello che necessitiamo. Per questo il Signore dice che 2/3 del popolo saranno sterminati, mentre 1/3 sarà salvato. Ma non è che quel terzo viene salvato a gratis, no, dice che quel terzo sarà passato nel fuoco, sarà raffinato come si raffina l'oro, sarà provato, ok? Questo è quello che accade attraverso la correzione. Riprensione è come avere un bambino a tuo carico, e colui che aveva questo bambino prima di te lo ha abituato male. Il bambino era abituato a giocare ai videogiochi tutta la notte, e quando arriva da te e tu che lo vuoi correggere, cosa succede? Gli hai tolto il gioco, praticamente. A questa gente qua, sono nel paese dei balocchi, questa gente qua. Spiritualmente sono nel paese dei balocchi, perché praticamente che gli hanno detto le religioni?
è venuto il figlio di Dio, si è sacrificato per te, siete salvi, vai, champagne, vai, andate a divertirvi, fate quello che volete, non preoccupatevi delle vostre azioni, siete già tutti salvi, non è così, ok? Vi tiriamo fuori dal paese dei balocchi e vi diciamo che se non vi comportate nella maniera corretta, il Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai, Yahweh Basham, Yahweh Shai, presto viene a distruggervi. A voi, i vostri genitori, i vostri figli, a chi è che fa piacere sentire che Dio distruggerà i vostri figli? A nessuno fa piacere, eppure è la verità, perché... Infatti il libro di Ezechiele, tornando, vai, che avevamo letto prima, il padre non ha risparmiato i figli, non ha risparmiato i bambini, dice fanciulli, piccoli, grandi, ammazza tutti. Tornando a Ezechiele, capitolo 9, versetto 5, agli altri, in modo che io sentissi, disse, passate per la città dietro a lui, questo è l'Altissimo che... che ordina agli angeli che cosa fare, dice passate per la città dietro a lui e colpite, il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. E questo sarà quando torna Yahweh Shai con il giudizio. Il libro di Isaia 61 vi dice che Yahweh Shai a suo ritorno era pieno, coperto di sangue. Isaia 63, canto. 63, era coperto di sangue perché... Però è simbolicamente. È simbolicamente. E letteralmente anche la sua tunica, che dice chi viene da Bosra con la tunica. Sì, 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 no, dico, Yahweh Shai tornando viene a fare distruzione, no, stesso. Dico metaforicamente, non è che il Messia verrà a sporcarsi letteralmente di sangue il suo vestito celeste, ok? Però metaforicamente con le sue azioni si viene a distruggere. Viene a portare giudizio, morte e distruzione e molto sangue. Anzi, dice la scrittura che il sangue arriverà al coso del cavallo. Sì, del cammello. Del cammello. Ehi, il sangue arriverà, è littero, cavoli. No, quel sangue è letterale, poi dico il Signore non verrà a sporcarsi proprio, non è che la sua veste celeste sarà sporca di sangue, quello che dico io, gli ragazzi. Allora, comunque, qual è il punto che volevo dire? Cioè, chi è che è come se il Signore, quella scrittura dice, chi è che viene da Bosra con tutto sporco di sangue? Sporco di sangue. Che alla fine, anche se tu non sei sporco di sangue letteralmente, ma se tu hai fatto un massacro, sei sporco di sangue, sì. Diciamo metaforicamente. Poi vedremo comunque se letteralmente sarà così. Sì, can, bravissimo. Vedremo se letteralmente sarà così, ma il senso... è quello, insomma, ma volevo dire qualcosa che mi è sfuggito adesso. Che ad esempio viene in mente il re Davide, che il padre disse vicino al re Davide che non poteva costruire, sì, lui perché aveva le mani sporche di sangue. C'è un punto che volevo tirare fuori, che non leggo il versetto 6. Dice versetto 6, questo è un ordine che il padre ha dato agli angeli: uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne. Ah sì, questi angeli della distruzione nei loro tempi, ok, quando il padre li darà via, non avranno pietà di niente, non avranno pietà di bambini, non avranno pietà di niente, ok? Distruggeranno, faranno il comando del padre, ok? E quale religione vi insegna un Dio che uccide i bambini? Nessuna. Perché? Perché se no la gente si spaventa, la gente se no non frequenta, non viene nella religione. Per questo ti devono parlare di un Dio Babbo Natale e di un figlio di Dio, figlio dei fiori, pace, amore. Per questo, perché dicono alla gente quello che vuole sentirsi dire. Mentre noi qua vi diciamo la verità. Se non ti ravvedi, giudizio, morte e distruzione viene su di te e anche sui tuoi figli, sulla tua famiglia. Perché così com'è la promessa, dice che se tu invece ti penti, ti ravvedi, il Signore potrebbe salvare te e la tua famiglia. Potrebbe salvare te e la tua famiglia. Allo stesso modo, se tu non ti ravvedi, il Signore distrugge te e la tua famiglia, ok? Dice, uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. E quel segno è il nome, il libro di Apocalisse vi dice, ok? Mi dice che questi avevano il nome, erano vergini, erano trovati puliti e poi prendere la battuta. E quel nome non basta solo avere il nome comunque, perché il segno non è solo il nome, ma parte dal nome, ok? Parte dal nome, ma non è solo il nome, perché va avanti a dire che non si sono contaminati con le altre donne, cioè con le filosofie. Sì, okay? Infatti anche qua le religioni che credono che sono 144.000 vergini che non sono mai andati con una donna, non è fisico, ok? Qui è spirituale, sta parlando. Che 144.000 non sono contaminati con le puttanate delle religioni.
Per questo quando viene alla verità devi mettere via tutto quello che hai imparato da quando eri bambino, al catechismo, a casa, a scuola, ovunque tu abbia frequentato, devi mettere via questa merda di questo mondo qui, di quello che hai imparato, e imparare da capo. Ehi, con questo è tutto, sperando questo video possa essere stato edificante. Ehi, shalom a Nazayar, fratello del Messico, a Mizi, a Claudio. Ehi, shalom, ringraziamo il Padre per averci protetto, ispirato e guidato un altro giorno. Questo è tutto, sperando questo video possa essere stato edificante. Diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh, Basham, Yahweh Shai, Basham, Rakakdash, i nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Molino, CMS, e Shalom agli eletti dispersi nei quattro punti della terra. Shalom. Segniamo la Bibbia. Cristiani? Beh, crediamo nella Bibbia, ma non siamo proprio, non facciamo parte di questo. Tutto bene, chi chiedere il segno di intelligenza? Tu credi la Bibbia? Sì, cristiano. Ma la Bibbia non parla di religioni, la Bibbia parla di una nazione. Ci fai caso, sia dal principio alla fine, il messaggio biblico è destinato a un popolo, non a una religione. Questo popolo sono le 12 tribù di Israele, che non sono coloro che oggi abitano in Israele, ma il vero popolo di Israele, in accordo con le profezie della Bibbia, si trova disperso nel mondo. Poi il cristianesimo è stato creato nel 325 da Costantino, una religione creata, ma cosa esisteva prima di quei tempi? Esistevano le leggi e i statuti dati ai figli di Israele, e quello che viene basato, diciamo, il nostro credo, che noi non facciamo più cristianesimo. Cosa ha fatto Costantino? Ha preso le religioni pagane di quell'epoca. Ok? Visto che hanno cercato di perseguitare coloro che seguivano il Messia in quel tempo. Hanno, c'erano proprio dei tumulti nell'impero romano. Quindi per appacificare tutti quanti ha creato una religione che stesse bene a tutti. Quindi ha preso un po' di feste pagane, un po' di riti pagani, un po' di nomi pagani, come il nome Gesù Cristo. Per esempio il nome Gesù Cristo non è il nome del figlio di Dio. E non è nemmeno l'adattamento in italiano. Perché se tu vuoi adattare il nome in italiano è Giosuè. Mentre Gesù è un nome greco che non significa nulla, se non un'allusione a Zeus, e per questo. E quindi con il cristianesimo hanno creato una religione che stesse bene a tutti, come tra l'altro anche oggi. Perché se, tu che dici di essere cristiano, alla fine tutti i cristiani che cosa fanno? Servono Dio a modo loro, no? Secondo quello che credono sia giusto. Non lo seguono secondo quello che Dio dice giusto. Guarda il tuo amico. Hai capito? Questa è la differenza tra le religioni e la verità della Bibbia. Guarda, questo è Giacomo capitolo 1, versetto 1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Yahweh Shai, che è il vero nome del Messia, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo salute. Cioè qua stiamo leggendo il Nuovo Testamento, perché tanti magari vogliono eliminare l'Antico, che non va fatto. Il Nuovo Testamento a chi è destinato? Alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Perché il vero popolo di Israele, che cosa accade quando si viene a portare guerra a casa tua, in una nazione, come è successo in Ucraina, no? La Russia invade l'Ucraina, che cosa è accaduto? Gli ucraini sono andati in Italia, in Germania, in America, sono andati via. Sono dispersi. Nello Stato di Israele, ai tempi, pensa che la nazione di Israele è passata sotto la guerra con gli Assiri, Babilonesi, Greci e Romani. Israele è nella diaspora, è disperso nel mondo. I così chiamati negri, latini, nativi indiani, terroni, veneti, per la maggior parte, non lo sanno, non vengono dalle 12 tribù di Israele. Sono il vero popolo di Israele. E la Bibbia ti mette in guardia da quelli che oggi occupano Israele, che dicono di esserlo, ma non lo sono. Se hai pazienza ti leggo un precetto. Questo è infatti stiamo vedendo le corna di quella gente noi oggi. Ci stiamo rendendo conto che quelli non sono il popolo di Dio. Apocalisse 2:9 si legge, parlando al vero popolo di Israele: io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Perché? Perché Israele ha subito un giudizio, ha subito una maledizione, un castigo, e oggi si trova nell'ultima fascia della società. E dice: ma tuttavia sei ricco perché hanno le promesse. Dice: e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei, ma non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Chi è che dicono di essere giudei oggi? Quelli che vivono in Israele, quelli col cappello e con la basetta lunga di Lupin, di Gigan, no? Diciamo che è un'estensione di America, perché è uno stato creato nel 1948,
dopo la guerra. La guerra. Infatti, prima sera che hanno dichiarato quello stato, hanno avuto la guerra con l'Egitto. Sì. E a quell'epoca c'era il presidente dell'Egitto. Al-Nassr. Noi stiamo portando la verità della Bibbia. Stiamo dicendo che la Bibbia non è un libro di religione. Nessuna religione. La Bibbia non parla di religione. Domani la NASA scopre un altro pianeta, un altro punto di vita. La Bibbia gli ha già detto. La Bibbia ci parla di questo. E cosa dice? Signore, ci dice che nella infinita delle cose che il Padre ha creato, la Bibbia non può scoprire tutto. La Bibbia ci dice che il Figlio di Dio ci aiuta a dire che nella casa del Padre, l'universo, ci sono molte dimore. Quindi è assolutamente possibile. La NASA continuerà a scoprire. Però sai il Signore che cosa dice? Il Signore dice però se a malapena riusciamo a spiegarci quello che abbiamo qui, come possiamo spiegarci quello che si trova nel cielo? Quindi intanto iniziamo a capire chi siamo, da dove veniamo, perché se tu non sai chi sei, va a finire che poi ti comporti come quello che non sei. Ok? Siccome noi siamo i veri figli di Israele, quelli che vedi lì, iniziamo a comportarci come figli di Israele, perché oggi i veri figli di Israele si stanno comportando come le nazioni pagane, vanno dietro la Madonna, vanno dietro San Gennaro, vanno dietro a un idolo chiamato Gesù Cristo che in realtà non è figlio di Dio, perché se leggi la Bibbia, in Daniele e in Apocalisse, il Messia è descritto come un uomo di colore, non è descritto nemmeno con capelli lunghi e con la pelle chiara praticamente. In realtà... È ora di mangiare un po' di panino con prosciutto. Non puoi spiegare così perché loro non sapendo, non conoscendo, tu non riesci a fare tale testo. Noi comunque non cerchiamo di convincere nessuno, no, insegniamo e basta, se accettano bene, se non accettano. È difficile, io ho cercato di insegnare a alcune persone, ma perché conoscendo me, quello approfonditamente conoscendo me, riesco ad ascoltare quello che vi dico, poi ne posso provare cose. Bene, ma è facile. Vogliamo di nuovo l'occasione per salutare. Diamo tutta la gloria, il potere e le lodi. Vuole salutare? Facciamo salutare. Lode a Dio. Perché lui ci ha fatto saluta con il pan prosciutto e birra, per quello che ho me l'ha dato Dio. Grazie. Io non ho speso neanche una lira. Ben detto. Non so chi è Dio, l'ho conosciuto in persona. Sì? Ho avuto questa fortuna, anche Gesù. È apparso a te? Che apparso. Dove? Quando? Attraverso un'altra persona, sacerdote. Era molto attento al Signore. Cioè praticamente le tue figure, sopra di lui c'era la celestialità che raffigurava la figura del Signore, o di Dio, o della Madonna, o di questo o di quello. Okay. Sì, quelle sono... 5 anni in un seminario, okay. Che sono andato a ritirarmi quello che avevo bisogno, e là ho trovato la mia spiritualità. Va bene. Una buona grazie, giornata. Grazie, buona giornata. Continuate ragazzi, ma sappiate grazie. Grazie. Lo sappiamo, grazie. Non è facile... Abbiamo iscritto per questo, sappiamo che... Giovani d'oggi, guardate, no? Neanche i vecchi una volta non mi capiscono un cazzo, cioè io dico la verità. Va bene, grazie. Salve. Buona giornata. Detto questo... Tenete salda la vostra fede, proprio ora, perché adesso è il momento dell'apocalisse, per cui state ben attenti. Questo bisogna stare attenti. Gioca brutti scherzi questo qua. Bisogna stare attenti a in chi crediamo e in chi invochiamo. No, ma lui ci gioca brutti scherzi. Credere certo. Una cosa mentre l'altra, perché gioca sui tuoi desideri, sulle tue voglie, su strade. D'accordo. Va bene, sulle di nuovo. Tue debolezze. Di nuovo una buona giornata. Buona giornata. Ragazzi, salve. Grazie. Grazie. Salve. Duro. Grazie. Siamo di qua. Grazie perché una volta c'era un'altra presentazione. Ehi, shalom. Grazie. Shalom. E alla prossima, shalom.